Allora, direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti e benvenuti al primo evento del magazine online Il Chiasmo, che ho il piacere di dirigere. Io sono Domenico Cerrato, il responsabile editoriale della rivista, e vengo dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza di Roma. Prima ancora di cominciare vorrei fare alcuni ringraziamenti. Il primo è all'Istituto Treccani, grazie al quale non solo si è potuto tenere questo evento nella Sala Igea oggi, ma anche grazie al quale il Chiasmo, quindi la rivista della Rete Italiana degli Allievi, ha una visibilità sul portale Treccani a livello nazionale davvero incredibile. E quindi ringraziamo molto l'Istituto Treccani per questa possibilità che ha dato a noi studenti delle scuole di studi superiori. Ringrazio quindi Massimo Brai, il direttore generale della Treccani. Ringrazio anche Luigi Romani, il mio tutor, nonché responsabile editoriale del portale online Treccani. E vorrei fare inoltre un ringraziamento a Federica Beghini, che è la redattrice e soprattutto responsabile editoriale che mi ha preceduto nel compito di direzione del Chiasmo, senza la quale sostanzialmente mancherebbe tutta quell'impostazione, quell'organizzazione davvero lineare che aiuta sia me che i redattori a svolgere il nostro lavoro. Ringrazio inoltre anche i membri e il rappresentante qui della Rete Italiana degli Allievi, Francesco Petronio, per essere qui e per aver iniziato questa collaborazione con la Treccani, che ha permesso per appunto all'evento di svolgersi. E faccio un ultimo ringraziamento poi a tutti i membri della redazione del Chiasmo per il loro impegno nello svolgere le mansioni della redazione. È un impegno, diciamo, non secondario e non di poco conto, perché va considerato il fatto che sono tutti membri di scuole di studi superiori e quindi hanno un carico di lavoro extra non indifferente. E quindi, diciamo, il mio ringraziamento è rivolto soprattutto a loro. E infine ringrazio il nostro ospite Paolo Di Paolo, che ha accettato l'invito al nostro evento. Siamo molto contenti di averlo qui con noi e spero che possa, insomma, aver apprezzato gli articoli del Chiasmo, che si possa instaurare un bel dialogo tra tutti noi alla fine di questo incontro. E lascerei ora quindi la parola a Francesco. Buongiorno a tutti, sono Francesco Petronio, coordinatore nazionale della Rete Italiana degli Allievi delle scuole e degli istituti di studi superiori universitari e allievo della Scuola Galileiana di Studi Superiori. Dunque, il mio compito qui oggi è quello di introdurre la rete. Inizio naturalmente con i ringraziamenti all'Istituto Treccani in primo luogo, a Domenico, a Giovanni De Stefano e allo scrittore Paolo Di Paolo. E infine a tutti gli autori che oggi esporranno il contenuto dei loro articoli. Dunque, per cominciare, fare una breve introduzione su cosa sono le scuole superiori, durerà pochissimo. Allora, le scuole superiori sono realtà che sono presenti in varie città italiane e che permettono agli allievi che ne fanno parte una formazione parallela a quella universitaria in cui ci sono alcuni obblighi e alcuni benefici. Dunque, per quanto riguarda gli obblighi, innanzitutto il concorso iniziale che è fatto, che è un concorso per entrare nella scuola che si basa sul solo merito, e poi per quanto riguarda gli obblighi quando si è nella scuola, ogni anno bisogna completare tutti gli esami in tempo e mantenere certi standard di media. Tutti questi sono elementi presenti nello statuto della rete e che sono necessari perché una scuola faccia parte della, perché gli allievi di una scuola facciano parte della rete. Oltre a questo ci sono anche benefici che ci stanno, per il fatto di stare in queste scuole, che sono prima di tutto una didattica aggiuntiva, ulteriore a quella che si ha nell'università, secondariamente la totale gratuità di tutto questo, ma elemento fondamentale, sia nell'esperienza mia sia degli altri colleghi con cui ho avuto il piacere di parlare e conoscerli proprio attraverso la rete, è quello della collegialità. Per cui gli allievi della scuola vivono nella stessa residenza, nello stesso collegio, e questo permette di instaurare sia rapporti di amicizia stupendi, ma anche, per
proficue relazioni culturali, perché si sta accanto a persone che non studiano quello che studi tu, quindi si imparano tante cose. Dalla condivisione di questi elementi, già dal 2010 è nato un primo embrione di contatto tra allievi di diverse scuole, che nel 2016, con l'atto di fondazione, è diventato la rete italiana che mi trovo qui a introdurre. Dunque, come rete, ora arriviamo al punto centrale, cosa facciamo come rete? Prima di tutto portiamo avanti iniziative volte a creare ponti tra scuole per fare in modo, ad esempio, che si intensifichino gli scambi di allievi tra una scuola e l'altra, per esempio cercando di far stipulare convenzioni. Poi ovviamente cerchiamo di conoscerci, magari ci invitiamo anche nella città rispettiva, perché attraverso questa rete si crea una serie di contatti, di amicizia, che sono davvero fantastici. E secondariamente portiamo avanti iniziative che sono di carattere più ludico, sempre per conoscerci, quali ad esempio le X-School, che sono un torneo estivo in cui c'è un elemento competitivo, ma tutto in un'atmosfera molto festosa, e che ad esempio quest'estate saranno a Pisa. Poi portiamo avanti iniziative di carattere più culturale, come ad esempio la Rete di Idee, che è una call for papers fatta, organizzata annualmente, in cui gli studenti che vogliono, gli soci, allievi delle scuole, possono mandare elaborati. C'è una fase ulteriore in cui allievi di altre scuole correggono questi elaborati e i vincitori sono invitati nella città, nella scuola organizzatrice, per la premiazione. E questo si farà appunto in autunno, tra settembre e ottobre, proprio qui a Roma. Dunque, sì, mi sono scordato, le scuole che fanno parte della rete e che fanno parte di questa associazione sono il Collegio Superiore di Bologna, la Scuola Superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, la Scuola Giacomo Leopardi di Macerata, la Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova, la Scuola IUS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Superiore della Sapienza di Roma, la Scuola Ferdinando Rossi di Torino e la Scuola Superiore di Udine. Dunque, dicevo, rilacciandomi a quanto dicevo prima, che oltre ad iniziative che rimangono più interne ai rapporti tra noi studenti, quali quelle dell'X-School o della Rete di Idee, attraverso il chiasmo cerchiamo di portare avanti un altro obiettivo, quello di un'apertura verso l'esterno, verso la società, perché tutti noi studiamo cose di tipo cose diversissime, però anche se siamo solo studenti universitari abbiamo voglia di comunicare, di divulgare il poco che conosciamo, quello che studiamo, e il chiasmo ci dà appunto l'opportunità di fare una cosa di questo tipo. Ora lascerò la parola a Margherita, che ci parlerà appunto del chiasmo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Margherita Pandolfi della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza, così come Domenico, e parlo stasera in qualità di redattrice del chiasmo, del magazine di cui ha appena parlato Francesco. Dunque parlerò non soltanto a nome mio, ma a nome di tutti quei membri della redazione, sia presenti sia purtroppo non presenti questa sera assieme a noi. Il chiasmo è un magazine online che nasce dalla collaborazione fra la rete, di cui Francesco ci ha appena parlato, e Treccani. Una collaborazione che è stata sancita proprio in questo edificio il 19 dicembre del 2017 tramite un documento che è la nostra convenzione, che noi abbiamo firmato in quella data, mentre il chiasmo ha iniziato a essere operativo a tutti gli effetti, quindi a pubblicare regolarmente a partire dal mese di febbraio del 2018. Il chiasmo in realtà originariamente nasce come progetto di una sola delle scuole superiori che abbiamo elencato, cioè del Collegio Superiore di Bologna, una rivista studentesca che ha appunto questo nome e che preesiste al progetto attuale. E gli studenti di Bologna hanno deciso a un certo punto di estendere questa esperienza all'intera rete da una parte, quindi a tutte le altre scuole d'Italia presenti nell'associazione, e soprattutto di richiedere il patrocinio di Treccani, di un ente come Treccani che è un nome importante della cultura italiana, e questo ci ha consentito quindi sia da una parte di dare a questa iniziativa una visibilità e una diffusione che non avremmo mai raggiunto altrimenti rimanendo confinati all'interno dell'ambito delle scuole superiori universitarie, sia di associare al nome del chiasmo quel prestigio che Treccani porta sempre con sé nel panorama culturale italiano. Dunque, il chiasmo attuale ricalca la struttura originaria del progetto bolognese. Questo significa che è articolato per temi mensili che vengono selezionati alla redazione e sono di carattere ampio e interdisciplinare,
In questo modo consentiamo a tutti gli studenti di qualunque disciplina delle scuole superiori di cui facciamo parte di scrivere articoli e quindi partecipare, se ne hanno la volontà, al progetto del Chiasmo. Gli articoli sono tendenzialmente brevi e sono di tipo divulgativo. Infatti l'idea cardine del progetto bolognese, come del progetto attuale di Treccani, è quello di prendere degli spunti che derivino da un sapere assolutamente settoriale e specialistico, cioè il sapere accademico degli studenti universitari, ma restituirli al pubblico in un formato che sia invece accessibile a chiunque. Dunque ci rivolgiamo non soltanto ai nostri coetanei, agli altri studenti universitari di qualunque disciplina, ma anche a studenti ancora più giovani, ancora meno esperti, come gli studenti liceali, o in generale a chiunque voglia riflettere con noi sul tema del mese. In questo senso, quindi, il Chiasmo vuole rispecchiare quello che è il suo nome, cioè configurarsi come il punto di incontro di una serie di prospettive disciplinari, di una serie di angolature riguardo a uno stesso tema, su cui poi quindi vanno a convergere tutte queste angolature, e quindi mettere a fuoco per il nostro pubblico la complessità del mondo in cui viviamo, del reale, e anche la ricchezza del sapere che ci è stato tramandato dalla cultura umana nel corso dei secoli. In questo senso, quindi, vogliamo proprio mettere a fuoco tutte le sfaccettature e tutte le molteplici riflessioni che da un unico punto focale possono avere origine. Il compito di noi redattori, quindi mio e degli altri miei colleghi delle altre scuole, è quello di rendere possibile questo progetto a tutti gli effetti. Dunque, non solo sempre con la supervisione di Domenico, che è il nostro responsabile editoriale, e prima di lui di Federica Beghini, abbiamo sempre selezionato i temi secondo i criteri, appunto, di ampiezza e interdisciplinarità che sono necessari, ma raccogliamo anche gli articoli dei nostri compagni di collegio che desiderano partecipare al progetto e ne effettuiamo una sorta di correzione. Correzione è sempre un termine forte, perché parliamo di pari, sono studenti universitari loro che scrivono e siamo studenti universitari noi che dovremmo correggerli, quindi più che correggere vigiliamo sulla qualità dei contenuti, sulla loro attendibilità da un punto di vista scientifico e sul fatto che la forma sia adeguatamente chiara e accessibile a chiunque, come il nostro standard divulgativo richiede. E una volta pronti gli articoli li carichiamo sulla piattaforma ufficiale di Treccani e ha luogo così la pubblicazione effettiva sul portale del Chiasmo. Inoltre, sempre con Domenico a coordinarci, siamo molto attivi sui social. Il Chiasmo possiede una pagina di Twitter, una pagina di Instagram e una pagina di Facebook. E in ciascuna pagina condividiamo un post per ogni articolo nuovo pubblicato con una breve descrizione e il link che riporta al portale ufficiale. Il nostro compito è quindi un compito di coordinazione e coordinamento e un compito gestionale, che apparentemente, penso a ciascuno di noi, quando siamo stati scelti dalle nostre scuole per ricoprire questo ruolo, sembrava anche relativamente semplice e nessuno di noi immaginava quanti invece intoppi potessero presentarsi in una catena così breve e così lineare di procedimenti. Spesso e volentieri, anche per il fatto che i nostri autori, come noi, hanno impegni a tempo pieno di tipo universitario, ci troviamo a subire qualche ritardo, qualche cambio di programma, qualche incomprensione, qualcosa che non viene fatto nel modo giusto. E talvolta ci troviamo anche davanti questo insormontabile ostacolo della tecnologia che non vuole rispondere in nessun modo ai nostri comandi e che ci manda completamente nel pallone. Tuttavia, cerchiamo sempre di fare fronte a tutte queste eventualità con il massimo impegno e di restituire sempre un prodotto all'altezza delle nostre aspettative e spero che ne valga la pena anche per voi. Grazie. Bene, quindi ora chiamerei invece gli autori del Chiasmo qui al tavolo per procedere alla, diciamo, discussione vera e propria, all'esposizione degli articoli. Thank you.
esporre il proprio articolo, sarò di nuovo io, non per ego, ma perché sostanzialmente credo che questo sia, se non erro, il primissimo articolo uscito sul Chiasmo dopo la transizione che per appunto la nostra rivista ha avuto sul portale online della Treccani. Vorrei ricordare a tutti il nome dell'evento, che è per l'appunto Sfogliando il Chiasmo, lingua e lingue dal particolare all'universale. Con Sfogliando il Chiasmo ovviamente non si fa riferimento a delle pagine cartacee, che non abbiamo, almeno non ancora, ma si fa riferimento, no, a delle pagine virtuali, pagine web. Se però per appunto il Chiasmo fosse una rivista cartacea, per appunto questo articolo probabilmente si troverebbe nella primissima pagina del primo numero. Quindi credo inoltre che per appunto questo articolo possa introdurre una serie di temi per appunto linguistici che in qualche modo sono stati ripresi e ritornano negli articoli dei miei colleghi, degli altri autori, e che quindi sia interessante partire da qui. Premetto che non ho una specializzazione linguistica, non mi definisco né posso definirmi un linguista, e che il mio articolo quindi è molto divulgativo e non entra nello specifico su diversi temi che possono essere approfonditi e che sono stati approfonditi anche dai miei colleghi nello specifico, ma fa riferimento per appunto a una panoramica molto, molto generale della storia dell'italiano e che soprattutto tiene conto di uno sguardo più ingenuo. Cioè sostanzialmente io nello scrivere questo articolo, il cui titolo è Che lingua parla un italiano? Quindi una domanda, ho per appunto provato ad assumere lo sguardo ingenuo di chi, o almeno lo stupore ingenuo di chi non ha studi universitari alle spalle o né di tipo umanistico ma di nessun altro tipo, e che non si è mai posto la domanda, alcuna domanda a riguardo dell'origine della propria lingua o delle proprie lingue in un certo senso, a seconda se nella sua, diciamo, competenza fruisce solo dell'italiano o anche di dialetti. E infatti sostanzialmente l'articolo inizia con un episodio, con uno spunto, cioè di un ragazzo, un bambino inglese che non riesce a riconoscere il linguaggio di un dialettale, di un signore napoletano a Firenze, e che si interroga dunque, si domanda proprio ai genitori se quel signore sia o meno italiano. E per appunto la risposta è sì, quel signore si può definire italiano, però la lingua che parla effettivamente non è quella italiana. E sostanzialmente quindi la domanda al centro del mio articolo si basa proprio sul concetto di identità e sul concetto di differenza tra dialetto e lingua. È ovviamente un concetto che ho preso molto alla lontana e che non ho affrontato nello specifico, ma per appunto il mio intento era quello di per appunto in qualche modo stupirmi di fronte a questa differenza, a questa coesistenza di lingua e dialetto con gli occhi magari di chi non, per appunto non conosce, non ha conoscenze linguistiche specifiche. E nell'affrontare il mio per appunto nello scrivere il mio articolo ho fatto riferimento a una citazione del linguista Max Weinreich, che probabilmente non è diciamo attribuibile al 100% a questo studioso di Yiddish, però che reputo sia molto molto interessante. Cioè alla domanda che cos'è una lingua, oppure qual è la differenza tra lingua e dialetto, gli risponde una lingua è un dialetto che ha un esercito, una marina. Dunque questo studioso ci introduce a un tema, ha un approccio extralinguistico, cioè che lega la concezione linguistica alla politica, alla società e al concetto di identità nazionale. Sostanzialmente un dialetto per diventare lingua deve avere l'appoggio di uno Stato che insegni e permetta l'insegnamento di questo dialetto, di questa lingua ai propri componenti, ai propri membri, e
e dunque sposta l'asse del discorso su un aspetto puramente per appunto extralinguistico. Però se andiamo a cercare un approccio diverso, più puramente linguistico, e ad esempio qui riprendo la citazione che dà ad esempio la stessa Treccani della parola lingua, abbiamo un sistema di suoni articolati, distintivi e significanti, di elementi lessicali, cioè parole e locuzioni, di forme grammaticali, accettato e usato da una comunità etnica, politica o culturale come mezzo di comunicazione per l'espressione e lo scambio di pensieri e sentimenti. Dunque, sostanzialmente, una definizione che circoscrive bene il concetto di lingua, ma che si può adattare anche a quello di dialetto. Forse l'unica questione su cui si può dibattere è magari quella sulla parola politica, perché effettivamente tra dialetto e lingua forse è proprio la questione politica che va a delineare un limite tra le due cose. E, sostanzialmente poi nel resto del mio articolo affronto poi una definizione ancora più tecnica tra dialetto e lingua, e cioè da un punto di vista genealogico o più strutturale potremmo definire dialetto, una lingua, dialetto di un'altra lingua, una lingua che con la prima condivide diversi tratti lessicali, morfologici e altro in comune, e che permetta una comprensione reciproca tra i parlanti, e che soprattutto per appunto sia imparentata al massimo genealogicamente con la prima lingua. E quindi sostanzialmente un approccio più puramente linguistico va a identificare ciò che da un punto di vista quasi più scientifico è un dialetto rispetto a una lingua. E effettivamente se per appunto con stupore guardiamo a questa definizione, soprattutto a quella genealogica, non possiamo dire che il latino, l'italiano volevo dire, non possiamo dire che l'italiano abbia un rapporto genealogico con gli altri dialetti della penisola. Questa ovviamente è una banalità per chi ha studi linguistici alle spalle o chi si interessa di linguistica, però sostanzialmente è possibile che nella percezione dei parlanti ci sia invece una sorta di sudditanza dialettale nei confronti per appunto della lingua italiana. No, effettivamente l'italiano, come gli altri dialetti, sono tutte lingue figlie, tutte lingue che derivano dal latino, e quindi non hanno hanno in un certo senso un rapporto paritario in linea di sviluppo. E questa è una cosa su cui ho puntato molto nell'articolo, perché ho tentato di, molto brevemente, molto genericamente, di far emergere il fatto che l'italiano non sia altro che una dei vari figli, in qualche modo, del latino, che si è andato a sviluppare, a nazionalizzare all'interno del contesto nazionale, per appunto identitario e soprattutto politico italiano. E il fatto che i dialetti abbiano avuto poi uno sviluppo, un utilizzo maggiore da parte della popolazione rispetto magari ad altri paesi europei come la Francia, è dovuto anche al ritardo, l'enorme ritardo politico che c'è stato in Italia relativo a un'unificazione statale forte, come per appunto in Francia o in altri paesi. E quindi sostanzialmente, poi nel mio articolo ripercorro brevemente la storia dell'italiano, ma veramente per sommi capi, faccio riferimento al De Vulgare Eloquentia di Dante, nel quale il poeta tenta di sostanzialmente rintracciare un volgare illustre che si equipari letteralmente al latino. E il fatto interessante che volevo comunque sottolineare è che proprio la dicotomia dialetto lingua italiana non è stata sempre la dicotomia vigente all'interno della letteratura italiana, o comunque dei parlanti italiani tutti, perché per appunto nell'epoca di Dante o fino al Rinascimento comunque vi era una forte opposizione invece tra latino e volgare. In questo caso il volgare era un'indistinta lingua del volgo, quindi da contrapporsi al latino delle classi più alte e dei parlanti più colti, e dunque insomma sottolineavo come questo tipo di dicotomia
si sostituisse invece poi a quella che è venuta dopo. E sostanzialmente poi parlo nel mio articolo anche di, faccio riferimento ad alcuni altri punti capitali della diffusione, diciamo, della nazionalizzazione in qualche modo, del nazionalizzarsi del fiorentino, che è la variante dialettale che poi è diventata italiano. E arrivo fino a Manzoni, e quindi parlo dell'uso poi che ha decretato fondamentalmente definitivamente l'uso dell'italiano come lingua nazionale in Italia, e faccio riferimento poi anche all'unificazione d'Italia e al fatto che uno Stato come il Piemonte, nell'estendere e nel, in qualche modo unificare l'Italia, conquistare politicamente l'Italia, seppur avesse molto più, diciamo, subisse molto più linguisticamente l'influenza del francese, comunque avesse già pronta una lingua culturalmente accettata come il fiorentino italiano, per l'appunto, e che quindi non avesse alcuna intenzione di espandere la propria lingua regionale, e invece lasciare per l'appunto all'italiano il ruolo di lingua nazionale. E quindi in un certo senso finisco per definire l'italiano utilizzato dall'Italia unita sostanzialmente una lingua o un dialetto che finalmente si viene, diciamo, aiutato, sì, diciamo, una lingua che finalmente ha in dotazione un esercito e una marina, e dunque uno stato forte che permette per l'appunto alla lingua di diventare vera e propria lingua nazionale, quindi una vera e propria lingua. E sostanzialmente niente, il mio articolo in realtà vorrebbe per appunto concentrarsi su per appunto le differenze di percezione che i vari parlanti possono assumere in relazione alla lingua, quindi percezioni politiche, percezioni linguistiche, a volte giuste, a volte meno, quindi si rifà molto agli occhi e soprattutto alle orecchie, alla bocca di chi parla, di chi ascolta. E spero, insomma, che con questo contributo di aver potuto delineare, diciamo, alcuni argomenti, alcuni temi che si, diciamo, troveranno spazio anche negli articoli successivi, che possono, insomma, essere approfonditi in un dialogo insieme. Devo presentare sempre io l'articolo che verrà, ed è in questo caso di Rebecca Bardi, che è studentessa dell'Università di Pisa, nonché della Scuola Normale. L'articolo si chiama Conoscere o meglio riconoscere il luogo in cui viviamo, e fa parte del tema mensile di Frontiere e confini del Chiasmo. Quindi lascio la parola a Rebecca. Grazie mille a Domenico e a tutti gli organizzatori di questo evento e all'Istituto Treccani, ovviamente, per avermi invitata a presentare il mio articolo, come diceva appena adesso Domenico, dedicato alla parola chiave confine, uscito nel mese di dicembre del 2018. Il mio intervento è una prosecuzione a tutti gli effetti del discorso introdotto adesso da Domenico, siamo ancora sul livello del particolare, e per essere più precisi sulla distanza sociolinguistica e geografica che intercorre tra i vari dialetti della nostra penisola. L'Italia è senza dubbio uno dei paesi più ricchi dal punto di vista dialettologico e linguistico, sia che si considerino i veri e propri dialetti di cui si compone tutta la penisola, sia che si voglia considerare le minoranze linguistiche che dal 15 dicembre del 1999 il nostro paese si impegna a tutelare, sia che si voglia considerare tutte le varie parlate, tutti i vari italiani regionali che lo affiancano. La morte dei dialetti, tanto temuta negli anni passati e oggetto di vivi dibattiti da parte dei linguisti, sembra davvero oggi per lo più una chimera.
Così come il formato elettronico non ha soppiantato di fatti il libro cartaceo, ma bensì lo ha affiancato, così si è potuto vedere un accostamento sempre più vivo da parte dei dialetti all'italiano standard. E sempre collegandosi al discorso che faceva adesso Domenico, è vero il fatto che il sostrato etnico prelatino ha ovviamente influito molto sulla nascita dei vari dialetti italiani, veri e propri fratelli, anche se a volte non nella percezione dell'italiano, dei veri e propri fratelli dell'italiano standard. Massimo Palermo ha voluto definire questa grande varietà linguistica della nostra penisola con un'espressione, cioè una polverizzazione linguistica, quasi che tutti i dialetti, tutte queste minoranze linguistiche siano un pulviscolo vivo che respiriamo a pieni polmoni soltanto viaggiando da nord a sud dell'Italia. Si va da Piana degli Albanesi, in Sicilia, dove si può sentire tuttora la varietà dell'albanese Arberesh, si va ad Acquaviva Colle Croce, in Molise, si sente parlare croato, si può andare in Piemonte, si sente il valzer. Quindi una grande, dicevo, è davvero, in definitiva, si può davvero affermare che la differenza all'orecchio che possiamo apprezzare oggi viaggiando in Italia è dovuta in primis al legame a filo doppio fra storia e geografia, fra storia e conformazione del territorio. Un caso linguisticamente interessante tra i tanti che si può affrontare da questo punto di vista è senza dubbio è senza dubbio il dialetto trentino, ad esempio, per non fare un'incursione nel dialetto del Sud Italia che tra poco sentiremo in un intervento. Il dialetto trentino è veramente un caso, anche qui, emblematico, per via dell'influenza veneta avuta fin dal 400, quindi con il bisogno di dialogare con funzionari, con mercanti veneti, da dialetto lombardo qual era nato. Il dialetto trentino si presenta oggi con dialetto trentino centrale, si presenta oggi con tutta una serie di elementi fonetici spiccatamente veneti, quindi affiancandosi a questa affinità fra sistemi gallo-italico e sistema veneto. Una varietà linguistica, quindi quella italiana, che si apprezza sicuramente tra regione e regione, ma è bene ricordarsi che i confini amministrativi odierni sono frutto dell'unità d'Italia e che quindi rispettano solo in qualche caso gli storici confini linguistici e non rendono sicuramente giustizia della loro complessità. Basta non spostarsi troppo lontano per rendercene conto, basta pensare al solo Lazio, alla distanza anche abissale che intercorre fra alcune parlate laziali. Ad esempio, nelle province di Latina e di Frosinone si ritrovano degli elementi, dei tratti fonetici assolutamente identificabili con i dialetti meridionali, quando invece basta spostarsi più al confine con la Toscana, quindi nel Lazio del Nord, per rendersi conto che sono invece tratti fonetici molto diversi, assimilabili ai dialetti centrali, in sostanza, mediani, diciamo. Un altro caso vicino a noi può essere quello della Toscana, dove al confine con l'Emilia-Romagna, quindi sull'Appennino tosco-emiliano, sentiamo assolutamente una parlata, una lingua, un dialetto vero e proprio molto diverso, frammisto fra elementi del gergo della lingua toscana, diciamo impropriamente chiamiamola lingua, chiamiamola pure così, della parlata toscana con quelli della parlata invece tosco, o meglio, sì, emiliana. Non a caso la moderna classificazione dialettale nata con l'articolo di Grazia Dia o Isaia Ascoli, l'Italia dialettale, pubblicata tra il 1882 e l'85, teneva conto non solo della sinergia fra storia e geografia, ma anche e soprattutto dei fenomeni linguistici loro propri. Quindi confini linguistici che possono coincidere con i confini geografici, ma non sempre.
casi comunque dove coincidono sono famosissimi, sono noti a tutti, la linea La Spezia-Rimini, ad esempio, che separa i dialetti settentrionali da quelli centro-meridionali, anche la linea Roma-Ancona, che separa i dialetti mediani da quelli meridionali, che coincide nella zona laziale e in parte con quella del corso del Tevere. Quindi lingue e dialetti accomunano territori, accomunano persone, e il confine, uno dei confini più forti, è sicuramente il valore identitario dei loro parlanti. L'identità è un fattore di coesione e di differenza linguistica veramente potente. Una lingua serve per lo più, o meglio, è nata per questo, per comunicare fra parlanti residenti in uno stesso luogo. Un dialetto è una lingua, come diceva adesso Domenico, che però si diciamo ha un proprio raggio di azione su un territorio limitato, quindi ristretto. Soltanto i parlanti di quella determinata zona possono comprenderlo appieno, possono veramente viverlo in un certo senso. Quindi senza dubbio l'identità è un qualcosa che segna anche qui una linea di demarcazione molto netta. Lingue fatte per comunicare, ma anche lingue fatte per segnare, anche qui dicevo, un confine molto netto, sono fatte a volte apposta per non essere comprese. Un caso molto interessante è quello di una lingua artificiale degli stagnini, dei calderai ambulanti di un paesino della Val di Lima, in provincia di Lucca, in Toscana, con un nome dal sapore molto antico. È un paesino che si chiama Vico Pancellorum, dove si sente ancora oggi parlare l'arivaresco. Questa lingua artificiale, vi dicevo, che possiede suoni e grammatica italiana, ma con parole inventate, completamente inventate, proprio per non rendere comprensibile la comunicazione agli estranei del gruppo. Ovviamente affonda le proprie ragioni d'essere in esigenze commerciali e finanziarie, ma è veramente interessante come ancora oggi sia viva, anche se forse, chissà, magari speriamo non destinata a scomparire come molte altre, ma sicuramente è un caso molto interessante per capire anche come un confine di questo genere sia oggi veramente presente all'interno delle nostre vite. Per tornare a mo' di chiusa sulla frase in apertura del mio articolo, su una citazione che avevo fatto, si può dire che la Babele della Genesi, la Babele della confusione al massimo grado, la Babele che fa paura, che torna come uno spettro quasi nella letteratura e nel teatro contemporaneo, mi viene da pensare a un capitolo della Lehman Trilogy di Stefano Massini, che si intitola proprio Migdol Babel, quindi in ebraico Torre di Babele. Dicevo, questa Babele regna ancora oggi in Italia, ma è bene ricordarsi che al di là di ogni muro, al di là di ogni confine e al di là di ogni confusione, che più che essere imposta da Dio è forse a volte imposta dagli uomini e dalle contingenze storiche, credo che una lingua trovi sempre il modo di esprimersi. Grazie. Bene, grazie Rebecca. Adesso invece passiamo a concentrare lo sguardo su invece un dialetto più preciso, una lingua più da vicino. E in questo caso sarà Santi Messina a introdurre il proprio articolo. Santi è allievo della Scuola Superiore di Catania e esporrà il suo articolo La Genesi del dialetto siciliano, storia e società di un'isola multilingue. A te la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutti, ringrazio la Treccani e anch'io il comitato del Chiasmo per l'organizzazione di questo pomeriggio di studi dedicato alla linguistica e alle linguistiche. Io, sulla scia della precedente relatrice, mi muovo ancora più sul particolare per parlare di uno dei tanti dialetti che fanno parte della realtà linguistica della nostra penisola, in questo caso il siciliano. Nel mio articolo ho parlato in maniera pressoché intercambiabile di lingua e dialetto,
Diciamo che la differenza è una differenza di ordine veramente sociolinguistico, perché tanto un dialetto quanto una lingua, perlomeno quelle che sono le codificazioni di lingua e dialetto, sono dotate di una loro struttura, hanno una loro fonologia, una loro fonetica, una loro morfologia, e il siciliano presenta tratti che peculiari rispetto a quella che è la codificazione dell'italiano. E la differenza è quindi di mero ordine funzionale, sociolinguistico, soprattutto relativamente alla possibilità di comprendere quelli che sono gli usi delle rispettive varietà all'interno del repertorio di una comunità di parlanti. Il siciliano è stato, mi permetto di dire, quasi esaustivamente studiato, pressoché in diacronia almeno, così studiato che quando io ho chiesto una tesi di siciliano mi è stata negata, perché non c'è più quasi nulla da studiare, almeno diacronicamente. E per cercare di rendere conto, per cercare di dare una esemplificazione di quella che è la complessità della realtà di multilinguismo che ha scandito tante tappe della storia linguistica di questa isola, voglio fare un piccolo esempio. E parlerò molto brevemente di quelle che sono state nel corso della storia del lessico siciliano, delle lessicalizzazioni di uno strano iconimo, strano no, però è quello della capra senza le corna, che è quindi un iconimo sicuramente consuetudinario all'interno di una cultura pastorale che ha dunque avvertito l'esigenza di codificare, di lessicalizzare questo iconimo, che nel siciliano ha conosciuto ben 4 distinte lessicalizzazioni a partire da 3 distinte basi, 4 distinte basi etimologiche e da 3 lingue diverse. Il primo tipo lessicale è di origine greca, audda, deriva da un greco bizantino gullos, a sua volta derivante da un greco classico kolos, che significa dalle corna mozze, e questo tipo è diffuso prevalentemente attestato, la sua distribuzione è attestata nella Sicilia sudorientale. Abbiamo poi 2 tipi latini, che sono attestati nella Sicilia centrale, quindi le province orientativamente, in maniera molto approssimata, di Caltanissetta, Agrigento, e questi sono i tipi scrozza-crozza, questo viene dal latino clochia, la chiocciola, perché come avendo queste capre la superficie liscia, senza protuberanze, i parlanti hanno istituito una identità per contiguità, quindi con questa superficie. E il secondo tipo è sempre di origine latina, è attestato sempre nella Sicilia centrale, è tignusa, da tinea, con questo suffisso usa, che è molto produttivo anche nel siciliano. Infine abbiamo un quarto tipo, di origine berbera, ed è fartasa, che viene dal berbero fartas, che significa calvo. E questo è attestato prevalentemente nel messinese, quindi nella Sicilia nordorientale. Qual è il problema fondamentale che si sono posti studiati ad un certo punto agli albori degli studi di linguistica siciliana? Il fatto che questi lessemi fossero attestati in aree che confliggevano apparentemente con quelle che erano le rispettive storie di queste singole aree della regione, perché l'area in cui era attestato il lessema di origine berbera, di origine araba, fartasa, è il messinese. La Sicilia nordorientale però, sin dal sopraggiungere degli arabi, è andata specializzandosi in qualche modo come area di salvaguardia, di tutela di quella che era la grecità linguistica e culturale. Quindi paradossalmente ci saremmo aspettati con più verosimilmente il lessema udda nel messinese che non un lessema di origine berbera. E al tempo stesso sorprendeva che proprio nella Sicilia centrale, che invece assurgeva a baluardo della arabofonia, troviamo invece un lessema di origine latina e non troviamo invece il lessema di origine berbera. È stato però scoperto, è stato studiato, che il lessema tignusa altro non è che il calco preciso del berbero fartas, l'esatta traduzione che i siciliani del luogo, siciliani che dunque nel loro repertorio padroneggiavano anche la lingua araba, la varietà berbera, coesistendo quindi e interagendo con gli arabi, sono stati in grado di tradurre il lessema di origine berbera nella varietà neolatina, nella varietà siciliana. E
Fatta questa premessa, a questo punto non ci sorprende neppure che proprio nella regione, nell'area che abbiamo detto essere stata meno interessata dalla arabofonia, cioè l'area nord-orientale della Sicilia, cioè il messinese, troviamo invece il berberismo, però in questo caso nella forma di prestito, perché i parlanti del luogo non sono stati in grado di analizzare, di rianalizzare i costituenti delle seme, quindi lo hanno semplicemente adattato fonomorfologicamente a quella che era la struttura della lingua di arrivo. Il che ci permette a questo punto di ipotizzare diverse condizioni sociolinguistiche per quelli che sono stati gli usi delle lingue nell'isola nel corso di tante tappe della sua storia. Un bilinguismo presumibilmente arabo-latino nella Sicilia centrale, un bilinguismo invece greco-latino nell'area nord-orientale, dunque nella varietà messinese del siciliano. Questo non è il riconoscimento, perlomeno l'accertamento preliminare di una condizione di complessità sociolinguistica che ammettesse la legittimità e il riconoscimento di più varietà di lingue padroneggiate da più comunità, non è sempre stata la norma, la consuetudine negli studi di siciliano, perché tanti studiosi in origine rivendicavano semplicemente una derivazione del siciliano come lingua neolatina, quindi il siciliano è l'erede, sarebbe stato l'erede perfetto del latino parlato nell'isola, che avrebbe semplicemente esperito nel corso della sua storia tante addizioni lessicali da quelle che sono state i tanti popoli che hanno dominato, che hanno conquistato l'isola, gli arabi, i normanni, gli spagnoli. In realtà soltanto questa è stata la fondamentale rivoluzione metodologica apportata da un grande compianto linguista e filologo romanzo che è stato Alberto Barbaro nel corso degli anni Ottanta, con la pubblicazione del fondamentale Lingua e Storia in Sicilia. Soltanto questa svolta metodologica che ha portato al riconoscimento di una complessità sociolinguistica e al riconoscimento del fatto che soltanto la piena integrazione della prospettiva spaziale con quella temporale, quindi porre l'accento sull'uso e sulla coesistenza di più lingue nel repertorio di più comunità, ha permesso di comprendere le dinamiche di formazione di un dialetto la cui storia è stata scandita da tante dominazioni che hanno di volta in volta anche determinato hanno portato una brezza talora anche di novità e anche di rivoluzione in quella che è stata la sua storia lessicale. Possiamo dire che è il momento nevralgico che la spinta propulsiva per la nascita del siciliano sia soltanto con il sopraggiungere dei normanni nel corso dell'XI secolo. I normanni giunsero nell'isola per liberarla dai musulmani, dagli arabi, e condussero una guerra quasi sotto lo sfondo ideologico di una crociata. E questa guerra determinò una grandissima crisi demografica che rivoluzionò completamente l'assetto sociale, economico, rispetto a quello che lo era stato abitualmente nel corso della dominazione araba. Ed è proprio nel momento quasi più buio della storia del siciliano, e di coloro che parlavano questa ancora proto-varietà romanza, che vennero ponendosi le premesse per le condizioni per la sua nascita, perché con la venuta meno dei casali, che costituivano la primaria forma di organizzazione socio-economica della cultura araba che era stata importata anche in Sicilia, quelli che erano ormai superstiti abitanti dell'isola vennero radunandosi nei principali centri. Questi superstiti ovviamente padroneggiavano diverse varietà di lingua, ora quella greca, ora quella araba, e fu proprio la lingua romanza locale, questo proto-siciliano, a costituire la base aggregante di interazione tra questi gruppi sociali disparati che dunque padroneggiavano lingue diverse. Quindi paradossalmente proprio nel momento più buio, più di crisi, vennero invece ponendosi le basi sociali per il livellamento di una lingua che
poter in qualche modo iniziare a germogliare e a poter iniziare ad affermarsi. E non è casuale infatti che noi non abbiamo nessuna documentazione effettiva di siciliano, di testi siciliani, se non prima dell'epoca normanna. Addirittura il primo testo di redatto integralmente in siciliano è del XIV secolo, però a partire già dal XII secolo abbiamo testi che contengono qualche sostantivo siciliano all'interno di testi invece redatti ora in latino o anche in greco, in arabo. Come dicevo, il siciliano deve tanto ai normanni, lo deve sia perché in qualche modo proprio nel momento della guerra, della guerriglia, mise inconsapevolmente in moto le basi per la nascita di questo dialetto, l'arrivo dei normanni determinò nella storia della lingua siciliana una ondata di neolatinizzazione di tanti ambiti del suo lessico, tant'è che proprio nel siciliano è possibile riconoscere una prima romanizzazione, che è quella in qualche modo patrimoniale, perché deriva il siciliano è un dialetto neolatino, quindi deriva ovviamente anche deriva dal latino, però vi fu una seconda ondata di latinizzazione che giunse per il tramite dei normanni, e questa latinizzazione, che investì prevalentemente le sfere della cultura alimentare, dunque del lessico alimentare o della cultura pastorale, lo si riconosce in quelli che sono molte delle coppie allotropiche del lessico siciliano, cioè sostantivi che derivano da un'unica base etimologica, che nel corso della storia andarono specializzandosi le varie accezioni. Ad esempio, il siciliano vanta come coppia di allotropi i lessemi Aineddu e Agneddu, entrambi derivano dal latino Agnus, Agnellus, soltanto che soltanto il primo, Aineddu, è patrimoniale, perché nel siciliano il nesso della nasale palatale non si conserva, mentre il secondo è un normannismo, perché quindi deriva dal francese antico, anzi proprio la conservazione di questo nesso costituisce uno dei criteri di riconoscimento fonetico dei normannismi del siciliano. La cosa curiosa è che la concorrenza di queste due ondate distinte di latinizzazione si manifesta proprio nella specializzazione di rispettive aree semantiche, perché io utilizzo la forma per indicare l'agnello, dico agneddo, che è la forma più nuova, quella di origine normanna, mentre l'essema più antico, Aineddu, indica semplicemente una forcella, una forca a forma di forcella, quindi conobbe una ipospecializzazione, infatti è un lessema ormai non più molto vitale. Questa quindi è semplicemente un piccolo esempio per dare una piccola testimonianza di quelle che sono state le tante spinte che hanno scandito e ce ne sono state tante altre che hanno scandito la storia del siciliano, una lingua quindi che nasce in un contesto multilingue e che ha avuto anche la fortuna di conoscere e di essere informata nel corso della sua storia da tante ondate, da tanti apporti di lingue diverse che si sono stratificate, con ciascuna delle quali che ha dato un contributo peculiare all'interno del suo sistema. Grazie. Grazie a Santi. Abbiamo parlato di incontri di lingue, in un certo senso, e quindi ora passo la parola invece a Marta Zinutti, allieva della Scuola Superiore di Udine, che ci parlerà di un altro tipo di incontri tra lingue, con il suo articolo Scatole e grattacieli, ovvero come parlare un'altra lingua senza saperlo, facendo sempre riferimento al tema di frontiere e confini del chiasmo. Grazie Domenico, e ringrazio la Treccani per aver organizzato questo evento e ovviamente anche la redazione del chiasmo. E ringrazio anche Santi perché mi ha dato un po' parlando di prestiti, di calchi e di
della concorrenza di varie lingue, come per esempio il normanno, il greco, nella formazione del siciliano, per parlare anche di quello della linguistica del contatto, cosiddetta. Appunto, la linguistica del contatto è quella branca della linguistica che si occupa di questi fenomeni di contatto linguistico. E, esattamente che cos'è il contatto linguistico? Si tratta, banalmente, dell'utilizzo da parte dello stesso parlante di due o più lingue diverse, e quindi si parla di bilinguismo o plurilinguismo. E, di conseguenza possiamo definire il parlante come luogo del contatto linguistico. E, una delle cose più interessanti riguardo alla linguistica del contatto è che spesso le persone, la persona media, in linguistica si dice l'uomo della strada, e ovviamente senza connotazione negativa, e, può anche non rendersi conto che in realtà il contatto linguistico è molto più profondo di quello che noi vediamo, vediamo succedere soprattutto adesso con l'inglese, per esempio. E, per esempio, tutti sappiamo che computer è evidentemente una parola che deriva dall'inglese, ma molti non sanno che esistono altre parole che noi usiamo quotidianamente e che tuttavia sono dei prestiti, più frequentemente, o dei calchi che si sono introdotti, possiamo dire, nell'italiano in tempi molto più antichi del nostro. E, per esempio, abbiamo la parola scatola, che è una parola di uso molto comune, e che deriva dal germanico. E, oppure abbiamo molte parole, come forse alcuni di voi sanno, che derivano dall'arabo, per esempio lo zero, che è un concetto che gli arabi hanno introdotto nella matematica, per esempio, come saprete, i numeri romani non contemplano lo zero, e quindi questo ci indica uno degli aspetti vari, uno dei motivi per cui può avvenire il contatto linguistico, cioè può avvenire il prestito di termini, ovvero la mancanza nella lingua ricevente, cosiddetta, ovvero la lingua che riceve il prestito, di un termine per indicare un nuovo referente, cioè una realtà che non era nota ai parlanti di quella lingua, come per esempio lo zero in questo caso. E, allora, quali sono i tipi di contatto? O meglio, i tipi di interferenza? Innanzitutto l'interferenza è il risultato del contatto linguistico che avviene nelle persone, nelle comunità linguistiche. E, possiamo avere vari tipi di interferenza. Innanzitutto c'è quella del prestito, che è semplicemente il, possiamo dire in parole povere, prendere di peso un lessema da una lingua e portarlo in un'altra, con tanto di connotazione. E quindi con il suo significato, anche se a volte possono avvenire delle riduzioni del significato. Per esempio in inglese il termine gadget può significare elettrodomestico, quindi un oggetto utile, che solitamente tecnologico, ma non necessariamente. Invece in italiano, come sappiamo, assume un altro significato, che è quello di, insomma, sono quegli oggetti che vengono dati agli eventi, per esempio, per fare promozione a determinati eventi o determinate associazioni, società. E, l'utilizzo, cioè il fatto che si verifichi il prestito, presuppone, cioè non presuppone necessariamente che le persone siano dei bilingui perfetti, basta che sappiano qual è il significato di una determinata parola per trasportarla poi nella loro lingua. Invece è più interessante forse il fenomeno del calco, ovvero praticamente trasportare nella propria lingua o anche in un'altra lingua, per esempio spesso noi lo facciamo con l'inglese, trasportiamo alcuni costrutti sintattici in inglese e quindi facciamo degli errori di fatto. E, il calco in sostanza è quello che avviene quando noi utilizziamo del materiale lessicale appartenente ad una lingua per rendere un concetto di un'altra lingua. L'esempio più classico è quello della parola grattacielo,
che in inglese si dice skyscraper, ed è proprio grattacielo, è proprio la traduzione letterale di skyscraper. Oppure abbiamo anche weekend, per esempio, fine settimana. E questo tipo di calco si chiama calco strutturale, quindi in sostanza una traduzione. Un altro tipo di calco è quello che vede agire la cosiddetta estensione semantica, che si ha per esempio quando si prende una parola che esiste già in italiano, l'esempio più classico è quello del verbo realizzare, e si crea si vede, diciamo, che c'è una parola simile in un'altra lingua, l'inglese realize, che a sua volta deriva dal francese. In inglese infatti ci sono molti termini, molti prestiti dal francese dovuti alla conquista normanna, e si estende il significato di questa parola. Per esempio, in italiano, prima che succedesse, insomma, che venisse istituito questa corrispondenza, realizzare significava semplicemente fare, cioè creare qualcosa, preferibilmente con le proprie mani, insomma. Invece poi è stato esteso il significato, e immagino che molti di voi oggi lo utilizzino anche nel senso di rendersi conto, come appunto il significato originale preso dall'inglese. E un'ultima interessante manifestazione del contatto è quella del code switching, o commutazione di codice, che si ha quando una persona, spesso si ha o con il dialetto, ovvero quando una persona parla l'italiano e anche il dialetto, e quindi tende a passare da una lingua all'altra, oppure si ha quando si va a vivere in un altro paese, per esempio è frequente il caso degli immigrati, che tendenzialmente senza accorgersene passano, magari stanno parlando in italiano, e non si accorgono che ad un certo punto passano la propria lingua. E questo è un tipo di code switching non intenzionale, ma esiste anche quello intenzionale. Per esempio, se io sono in una situazione in cui con me ci sono altre due persone, di cui una non capisce il mio dialetto e l'altra sì, magari mi rivolgerò in dialetto ad una persona e in italiano all'altra. Oppure si può fare questo tipo di commutazione per enfatizzare quello che si sta dicendo. Tipicamente questo avviene per esempio con il dialetto. E perché questi fenomeni che sono sporadici, che sono considerate appunto innovazioni sporadiche nella lingua, si stabilizzino, è necessario che intervengano altri fattori. Possono essere fattori linguistici, per esempio appunto nel caso dello zero il fatto che non esista un'altra parola nella propria lingua, cioè nella lingua ricevente, per esprimere lo stesso concetto, o più spesso extralinguistici. In particolare esistono vari tipi di fattori extralinguistici, c'è quello geografico, ossia il fatto di trovarsi in una zona di frontiera e, come diceva Rebecca prima, appunto avere necessità di comunicare con altre comunità vicine. Quello, come diceva Santi, della dominazione da parte di un altro popolo, che si è avuto per esempio appunto in Inghilterra da parte di varie ondate di popoli successive, l'ultima dei quali furono i Normanni, e che ha lasciato tracce molto pesanti sull'inglese moderno. Oppure quella che tende forse a prevalere oggi è quella del prestigio di una lingua, che valica i confini linguistici strettamente detti. Per esempio abbiamo quella dell'inglese, che oggi è la lingua più considerata più prestigiosa in un certo senso, per vari motivi, e anche in passato, rispetto all'italiano, l'influenza del francese, che era la lingua della cultura specialmente nel Settecento e che ha lasciato molte tracce nella nostra lingua. E sono stati diversi gli atteggiamenti nei confronti di questo fenomeno, di queste, diciamo, ingerenze delle altre lingue nella nostra, e immagino che tutti voi conosciate la politica, diciamo, del fascismo nei confronti dei prestiti stranieri, che non ebbe in realtà grandissimo successo. E
Tuttavia, molti oggi ritengono, io anch'io personalmente, che più che essere un impoverimento della lingua, il prestito, il calco, insomma il contatto, i risultati del contatto linguistico costituiscano una ricchezza per essa, ovviamente senza esagerare. Grazie. Bene, abbiamo parlato per appunto di contatti linguistici e di prestiti, e quindi ora proseguiamo con un articolo di Martina Mastromarino, che purtroppo non è potuta essere qui oggi, ma sarò io a leggere il suo articolo, e ha scritto un'introduzione proprio al suo intervento che ora vi leggo. E Martina Mastromarino è una studentessa della Scuola Galileana di Padova. Allora, la prima volta che mi sono posta il problema dell'eccessivo uso della lingua inglese in Italia è stato, per assurdo, durante un mio soggiorno all'estero. Mi trovavo in Inghilterra per il mio ultimo anno del percorso di laurea magistrale, inserita in una classe di studenti di italiano. Probabilmente mi occorreva un certo distacco per avvertire il fenomeno, ma una volta cominciato a farci attenzione, ogni sprazzo di lingua italiana con cui entravo in contatto mi appariva come sporcato da termini inglesi. Era il 2016 e i 3 anni successivi non hanno fatto altro che acuire il fenomeno. Oggi tutti noi utilizziamo quotidianamente parole prestate dalla lingua inglese, se parliamo di social network e internet, ma anche di economia. Cosa vuol dire questo per la nostra amata lingua italiana? I pareri sono stati e sono tuttora piuttosto discordanti, come ho cercato di raccontare nell'articolo che a breve ascolterete. Per quanto concerne le soluzioni, invece, io ritengo che l'evoluzione linguistica non possa essere fermata, ma solo utilizzata a proprio vantaggio. Padroneggiare 2 lingue permette infatti una maggiore capacità di espressione se lo si fa con criterio. Non resta che aspettare e vedere se il futuro ci riserverà una qualche sorta di lingua mostro, metà italiano, metà inglese, o un perfetto bilinguismo invece. Secondo voi in che direzione stiamo andando? Mi appresto ora a leggere per appunto l'articolo che Martina ci ha introdotto, che sostanzialmente per appunto affronta questo aspetto di incontro e scontro tra per appunto inglese e italiano. E il titolo dell'articolo è L'inglese in Italia, una minaccia per la lingua nazionale? Vedremo, insomma. Secondo l'enciclopedia Treccani, il termine italiano è stato coniato per indicare quella tipologia di italiano fortemente influenzata dall'inglese, in particolare a causa dell'alta presenza di anglicismi ed elementi propri della grammatica inglese, quali suffissi e prefissi. Una definizione simile viene data da Santipolo, nella varietà dell'inglese contemporaneo, per l'etichetta italiese, presentata come quella varietà nata dalla mescolanza di tratti lessicali, morfologici, sintattici, italiani e inglesi. Negli anni Ottanta Glauco presentava questo italiano inglesizzato come una specifica varietà della lingua nazionale, la quale si era diffusa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. A partire da allora, linguisti e accademici italiani hanno discusso sulla natura di tale varietà, per un verso interessati alla sua reale influenza sul sistema, per l'altro preoccupati del futuro della lingua italiana. Secondo Tosi, la relazione tra italiano e inglese è origine tra il XIII e il XIV secolo, quando i mercanti italiani che commerciavano con gli inglesi cominciarono a usare la loro stessa lingua. Negli anni successivi, altri termini di origine britannica entrarono nell'italiano in relazione al linguaggio della politica e poi, con una rivoluzione industriale, dei nuovi prodotti, mezzi di trasporto, sport, cibo e abbigliamento che si diffondevano in Gran Bretagna. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti divennero emblema di libertà e di un nuovo stile di vita affascinante, soprattutto per giovani e classi operaie, attirando forti ondate migratorie e dando inizio al processo che Pulcini chiama seconda europeizzazione dell'Italia, che vide l'inglese soppiantare il francese come lingua più popolare. Sul versante opposto, la politica purista perseguita dal fascismo si mostrava piuttosto infruttuosa, in particolare a causa dell'assenza in Italia di un'autorità a difesa della lingua nazionale. Pulcini ricorda il tentativo dell'Accademia d'Italia del 1940. La lista di traduzioni italiane da usare in sostituzione dei termini stranieri appare come un'azione isolata, la quale non ebbe peraltro particolari conseguenze sull'uso. Durante gli anni 70, dunque, la conoscenza della lingua inglese si diffuse tra l'elite, cominciando a essere percepita come una marca di prestigio sociale e divenendo presto simbolo di mobilità per le classi operaie.
Negli ultimi decenni, infine, gli anglicismi sono entrati nell'italiano, specialmente nell'ambito del linguaggio tecnico, attraverso l'acquisizione di tecnologia di produzione statunitense e l'uso del gergo legato al mondo di Internet. Molti linguisti hanno provato a spiegare le ragioni dietro il successo dell'inglese in Italia. Per un verso, alcuni sottolineano l'importanza della cultura e dello stile di vita connesso con la lingua, altri invece danno maggiore importanza alla struttura linguistica. Secondo Tosi, l'uso preferenziale dell'inglese sarebbe legato alla percezione che il lettore ne ha come lingua più pragmatica e plastica e dalla gratificazione che deriva dall'utilizzo dei termini stranieri, piuttosto che al suo effettivo contenuto linguistico. Un punto di vista simile viene espresso dall'analisi dell'uso dell'inglese nella pubblicità italiana a cura di Vettorel. La studiosa sottolinea infatti come esso contribuisca alla creazione di un panorama linguistico inglesizzato e contribuisca ad una percezione di internazionalità, poggiando sulla capacità dei consumatori di decodificare riferimenti alla cultura britannica e americana. L'importanza della cultura è evidenziata da Rogato nel suo studio sugli anglicismi nella stampa italiana. Egli mette in luce una forte associazione tra l'uso di termini inglesi e l'idea di benessere provenienti da Stati Uniti e Gran Bretagna, i cui significati connotativi e valore emotivo vengono sfruttati dai giornalisti. D'altra parte, tuttavia, Rogato mette in evidenza le ragioni strutturali dietro il successo dell'inglese nella stampa. La sua semplicità a livello sintattico è infatti alla base dello stile giornalistico moderno, composto di sostantivi efficaci e locuzioni piuttosto brevi. Già Dardano sostiene l'importanza della plasticità dell'inglese, specialmente in presenza di limitazioni spaziali, nonché la sua natura polisemica che permette ai prestiti non adattati di inserirsi con facilità nell'italiano per poi acquisire un significato ristretto, diventando parte di sottocodici e linguaggi tecnici. Sulla base della sua osservazione, il linguista può descrivere accuratamente la relazione tra inglese e italiano negli anni Ottanta, giungendo a evidenziare due tipi di interferenza. Una di livello alto, riguardante un arricchimento reale e a lungo termine del lessico, e una a medio e basso livello, per più di carattere effimero e riguardante specialmente la lingua usata dai giovani e dalla stampa. Coerentemente con questa visione, riviste e giornali si rivelano essere la più ampia fonte di anglicismi in Italia in uno studio condotto da Rando. Stando alle sue ricerche, il livello di termini inglesi appare piuttosto basso in narrativa e saggistica, anche se con alcune differenze tra le due, mentre risulta nettamente più alto nel linguaggio giornalistico, in particolare nell'ambito dell'intrattenimento e della pubblicità. Gli studiosi italiani sono sempre stati piuttosto aperti alla presenza dei forestierismi e anglicismi in particolare nella lingua nazionale. È per questo che l'italiano ha meritato in passato il titolo di lingua democratica. Questo atteggiamento si è tuttavia evoluto nel corso degli anni, mentre l'influenza dell'inglese cambiava il proprio significato e i livelli di lingua coinvolti. Negli anni 70, gli studi linguistici riguardanti la penetrazione dell'inglese in Italia avevano avuto risultati piuttosto rassicuranti. Una delle ricerche più popolari, portata avanti da Tullio De Mauro, provava che l'inglese aveva ancora un'influenza marginale sulla lingua nazionale. Risultati simili vennero raggiunti da Rando, per la cui analisi emergeva che l'uso degli anglicismi nell'italiano scritto standard era ancora piuttosto contenuta. Nello stesso periodo, d'altra parte, Monelli si mostrava preoccupato da un imbastardimento dell'idioma causato dall'uso di termini inglesi al posto di termini italiani perfettamente adatti. Alcuni anni dopo, Chidi Betelli si collocava sulla medesima linea, teorizzando la presenza di una politica di promozione dietro la diffusione dell'inglese, lingua a suo parere non adatta all'utilizzo come lingua franca. Alcune preoccupazioni vennero espresse anche da Hastings, secondo il quale il continuo processo di prestito dell'inglese avrebbe potuto portare a un cambiamento radicale nel vocabolario dell'italiano. In contrasto con queste affermazioni, De Mauro rassicurava che l'anglicizzazione dell'Italia era già finita, mentre Fanfani sosteneva che l'influenza dell'inglese negli anni 70 e 80 stava naturalmente diminuendo. Un atteggiamento parimenti positivo veniva espresso da Moss. Nel suo lavoro sulla presenza degli anglicismi nell'italiano contemporaneo, egli affermava che la loro incidenza cresceva piuttosto lentamente e non avrebbe avuto grandi effetti sui registri scritti. Un decennio dopo, persino Francesco Sabatini, presidente uscente dell'Accademia della Crusca, affermava che non ci fosse nulla da temere riguardo all'uso dell'inglese come lingua unica, perché ci sarebbero volute almeno 10 generazioni per assistere a un reale mescolamento linguistico. Oggi, 15 anni dopo dall'intervento di Sabatini, possiamo dire che forse appunto Sabatini aveva parlato troppo presto. L'influenza dell'inglese sulla lingua italiana non è in effetti diminuita per nulla, ma sembra al contrario essere diventata più forte. È forse questa la ragione per cui gli studiosi hanno smesso di provare a difendere e giustificare l'uso di anglicismi, cominciando piuttosto a cercare modi per contenere il fenomeno. Una delle azioni più significative in questa direzione è senza dubbio la petizione lanciata da Anna Maria Tessa nel febbraio 2015, embleticamente chiamata Dillo in italiano.
Dalle pagine dell'Internazionale, la giornalista italiana spiega quanto sia importante conservare l'eredità culturale e storica italiana, incarnata nella lingua che sarà soppiantata dall'uso eccessivo di anglicismi. D'altra parte, Testa rassicura che lo scopo della sua campagna non è una guerra all'inglese, ma piuttosto stabilire un reale bilinguismo, ben diverso dai risultati bizzarri spesso provocati dall'uso dell'italianglese. La petizione presentata formalmente ai membri dell'Accademia della Crusca ha collezionato quasi 70.000 firme in pochissimo tempo, sintomo dell'interesse e della preoccupazione che gli italiani hanno per questo argomento. Come conseguenza di questi eccezionali risultati, l'Accademia della Crusca ha creato il gruppo Incipit, il cui scopo è monitorare i forestierismi e neologismi prima che se ne stabilizzi l'uso. E questo è certamente un segnale potente di una volontà generale di conservazione dell'italiano nell'inevitabile internazionalizzazione linguistica. In conclusione, il rapporto tra inglese e italiano in Italia è senza dubbio un tema molto caldo tra i ricercatori, ma anche tra gli italiani che si ritrovano sempre più a rapportarsi con prestiti inglesi. Il processo di conservazione della lingua italiana, promosso dagli studiosi, sembra richiedere un impegno unitario ad utilizzare la lingua nazionale, anche quando prestiti inglesi sono disponibili. Ciò va fatto non solo in nome di una qualche politica purista, ma soprattutto come reazione al fenomeno che Voce chiama pigrizia linguistica e che ha caratterizzato la società italiana durante gli ultimi decenni. D'altra parte, l'influenza dell'inglese è già troppo forte per essere contenuta semplicemente rifiutandosi di utilizzare anglicismi. Ciò che si può sperare oggi è la crescente conoscenza della lingua inglese porti a una condizione di reale bilinguismo, come predetto da Testa. In un mondo in cui le future generazioni di italiani saranno in grado di muovere con facilità dalla loro lingua nativa all'inglese, difatti, ognuna delle due lingue sarà forse in grado di preservare la propria autonomia. Questo è l'articolo di Martina Mastromarino. E adesso invece lascio la parola ad Alessio Giordano, studente della scuola Giacomo Leopardi, che invece ci parlerà di Esperanto, di un sogno, e quindi magari ci porterà lontano da questi conflitti o da questi scontri tra lingue. E niente, passo la parola ad Alessio. Grazie. Innanzitutto, negli interventi precedenti abbiamo avuto modo di vedere come nel mondo evidentemente esista una diversità linguistica. Si tratta di comprendere se questa diversità rappresenta una ricchezza da valorizzare o un ostacolo alla comunicazione tra le persone. Ora, innanzitutto, l'idea di una lingua universale in generale nasce dal riconoscimento che un problema c'è. Le persone vorrebbero dialogare, confrontarsi, comunicare tra loro, ma la differenza linguistica impedisce un corretto dialogo. Ora, che se ne voglia attribuire l'origine a un evento biblico o semplicemente a una condizione storica, quindi all'evolversi delle lingue, ai cambiamenti che accadono, che si verificano, non è importante, sta di fatto che è necessario riconoscere che queste differenze ci sono e comprendere come possono essere evitate. Finora le soluzioni, le strategie trovate hanno portato quasi sempre alla morte delle lingue che non erano in grado di sussistere autonomamente. Si pensi all'italiano, oggi molti dialetti non vengono più parlati e anche quelli parlati hanno subito forme di omogeneizzazione che hanno evidentemente sacrificato la diversità in nome della sopravvivenza. Ne parlavo prima col mio collega Santi, in Sicilia si sta creando una forma standardizzata di siciliano che inevitabilmente però sta annullando quelle forme particolari parlate dalle singole comunità. E questo oggi è l'unico modo per tutelare le lingue, cioè sacrificare le minoranze in nome di qualcosa di più stabile, qualcosa di più deciso, più forte. In fondo è quello che è accaduto anche con l'italiano, no? Non è stata una scelta democratica quella dell'imposizione dell'italiano sulla popolazione che poi sarebbe divenuta italiana. Semplicemente lo Stato è stato fatto, appunto, e molte persone se lo sono fatte andare bene attraverso sia lo strumento dei mezzi di comunicazione che poi soprattutto della televisione.
Fondamentalmente, storicamente, questa situazione trova un suo senso che però non corrisponde poi di fatto a una scelta democratica, come non lo è d'altronde anche l'utilizzo dell'inglese a livello internazionale, perché l'inglese oggi è tale, utilizzato per delle motivazioni in fondo politiche, sociali e culturali, perché è la lingua della cultura. E in molte occasioni, ma è ormai quasi prassi, se non del tutto, che se io voglio comunicare a livello internazionale devo sapere l'inglese, devo scrivere in inglese. È in qualche modo una legge non scritta alla quale tutti quanti dobbiamo, insomma, tenere fede se vogliamo esprimerci. Ora, io personalmente vengo da un soggiorno di 3 mesi in Georgia, dove l'inglese è poco studiato. Fino a qualche anno fa, infatti, era territorio dell'URSS, poi ha acquisito indipendenza, e le generazioni si rifiutano sia di parlare russo sia di imparare l'inglese, anche se alcuni hanno questa idea di rivendicazione sociale, quindi imparano l'inglese perché vogliono sentirsi più occidentali. Ecco, ma essere occidentali, essere progrediti, avanzati tecnologicamente, significa conoscere una lingua precisa, una lingua che ci dà più possibilità anche lavorative, ci dà più prestigio culturale. Forse è così. Fatto sta che questa volontà di comunicare trova la propria radice storicamente nel 1500, nel Rinascimento, perché si riconosce la diversità linguistica per la prima volta e si cerca di raggiungere delle strategie comunicative che permettano la comprensione reciproca. Penso a autori come Leibniz, come Cartesio, che iniziano a pianificare delle forme linguistiche che possano mettere in comunicazione ogni persona. Leibniz addirittura, molto affascinato dalla diversità linguistica, entra in contatto con varie diplomazie nel mondo, in particolare con quella russa, che era per certi versi un territorio esotico in quel periodo, chiedendo di stilare dei padre nostri nelle lingue parlate all'interno dell'allora impero russo. Ma il primo tentativo concreto di attualizzare una lingua cosiddetta universale, cioè che pretendesse di mettere in comunicazione tra loro tutte le persone sul globo, è il Volapük, creato da l'abate Schleyer nel 1800, che prende principalmente i lessemi delle lingue indoeuropee, che poi erano quelle lingue conosciute dal creatore, quindi l'inglese, il tedesco e il latino. Lì semplifica a un livello quasi banale, tanto da creare delle forme oggi opinabili per la comprensione radicale. Ad esempio, animale prende proprio la radice latina, la semplifica e diventa nil. Per chi legge un testo è difficile saper ricavare la forma in Volapük dal significato appunto che aveva in latino. E infatti sia a causa dell'ego del suo creatore, sia per il fatto che non si proponeva bene come lingua internazionale, alla fine, nonostante fu molto studiata e andò di moda per un certo periodo, soprattutto in Francia, cadde in disuso, ecco. Una lingua per la quale parlerò a parte, appunto, è l'esperanto, creata tra il 1882 e il 1887, ma in verità il risultato di anni di lavoro dell'oftalmologo polacco Ludwig Leiser Zamenhof, nato a Białystok, nell'attuale Polonia, e la situazione in cui visse fu particolare, perché lui, di origine ebrea, quindi parlava lo Yiddish, ma era costretto, a sua detta, a conoscere anche il polacco, ovviamente, il russo, il tedesco e il francese, che allora era, possiamo dire, lingua franca. Poi conosceva anche le lingue classiche, il latino e il greco, e imparò l'inglese nel corso della sua vita, insomma. L'esperanto è
l'unico tentativo di lingua pianificata internazionale, ossia lingua artificiale creata con lo scopo di offrire appunto ausilio nella comunicazione internazionale, oggi a riscuotere ancora un certo successo. Anche le lingue successive alla creazione dell'esperanto, come per esempio l'ido, che in esperanto significa appunto discendente, è una semplificazione dell'esperanto, per certi versi utile, non sopravvisse più di tanto. Il latino sine flexione di Giuseppe Peano, l'interlingua, il novial, molte lingue internazionali che avevano lo scopo di, come direbbe Zamenhof, rompere le barriere linguistiche che appunto si riconoscono come motivo di divisione, non sono sopravvissute e oggi non vengono prese in considerazione. E per certi versi, perlomeno al senso comune, nemmeno l'esperanto ha questo prestigio. Tuttavia è da dire che, nonostante le fortissime critiche, soprattutto di due grandi intellettuali italiani, parlo di Antonio Gramsci e di Ungaretti, che si opposero fortemente all'esperanto in quanto lo consideravano una lingua priva di anima, incapace di esprimere alcunché di letterario, di profondo, una concezione che trova le proprie radici in un romanticismo linguistico per la quale l'unica vera lingua è la lingua del popolo, la lingua che ha un suo spessore storico, che si rintraccia in diacronia col passare dei secoli. Come può l'esperanto, una lingua artificiale, essere in grado di esprimere pensieri filosofici, poesie? Eppure lo fa. Nel 1992 l'esperanto è stato riconosciuto dal Pen Club Internazionale, la più antica associazione di scrittori nel mondo, come lingua letteraria. Ha infatti una tradizione letteraria di ben 130 anni, con una letteratura originale scritta in lingua e centinaia di autori. Ed è tre di questi, peraltro, sono anche candidati al Nobel per la letteratura, quindi è una lingua che ha uno spessore letterario. Peraltro, in esperanto sono state redatte anche delle traduzioni della Divina Commedia, curate dal celebre linguista italiano Bruno Migliorini, che fu un esperantista per molto tempo, nonché anche presidente dell'Accademia di Esperanto Internazionale. Oggi noi lo conosciamo principalmente come storico della lingua italiana, però è stato lui a fondare il gruppo esperantista romano. Ecco, si parla di sogno di lingua universale, però in italiano l'espressione sogno è un po' ambigua, perché indica da un lato qualcosa di chimerico, qualcosa di utopico, c'è ma è irraggiungibile. D'altro lato indica un'ambizione, qualcosa che attraverso l'impegno può essere in qualche modo raggiunta. L'esperanto, forse gli esperantisti non l'ammetteranno, ma ha avuto fondamentalmente un concorrente che ha tuttora, cioè la lingua inglese. Gli esperantisti oggi non si scagliano con l'inglese, infatti non ritengono che una lingua sia giusta o sbagliata. Il problema è alla base, ossia le politiche linguistiche che vengono adottate per una lingua. L'esperanto è stato proposto alla Società delle Nazioni come lingua ufficiale nel 1921. L'esito fu positivo, ma non si risolse con un decreto ufficiale, perché le pressioni in quegli anni e le tensioni anche legate a quelle che poi sarebbero state le nascite dei regimi totalitari hanno spostato l'attenzione verso altri fronti. Nel 1954 l'UNESCO fece una dichiarazione a favore dell'esperanto, in cui venne proposto l'insegnamento dell'esperanto nelle scuole di tutto il mondo e venne demandato addirittura al direttore generale di seguire lo sviluppo di questa lingua. Nel 1966 il giurista croato Ivo La Penna, naturalizzato britannico e presidente dell'UEA, cioè l'Associazione Universale di Esperanto, presentò una petizione all'ONU firmata da 70 milioni di firmatari, che è tutt'oggi considerata la petizione presentata a un ente internazionale su istanza privata con maggior numero di firme.
L'ONU tuttavia si rifiutò di trasmettere, il segretariato dell'ONU si rifiutò di trasmettere la petizione agli stati membri delle Nazioni Unite perché non si riuscì a trovare uno stato che si prendesse l'onere di presentarla su propria, come dire, su propria richiesta, ecco. E quindi poi la storia dell'Esperanto subì un cambiamento perché non venne più presentata a enti internazionali, ma iniziò a dedicarsi alla promozione sul territorio. C'è ad oggi un ente internazionale, appunto l'UE, e poi ci sono i vari enti nazionali, anche in Italia c'è la FEI, la Federazione Esperantista Italiana, che si occupa di diffondere l'Esperanto sul territorio nazionale. Nel 2006 in Italia ci fu il Congresso Mondiale di Esperanto, al quale parteciparono per l'appunto l'allora presidente della Treccani, l'allora presidente dell'Accademia della Crusca Sabatini, fu sovvenzionata dal patronato del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e parteciparono 2.200 delegati da tutto il mondo. Quest'anno fu peraltro riconosciuto dall'ONU la coincidenza di obiettivi dell'Associazione di Esperanto e delle Nazioni Unite, la difesa dei diritti umani, la difesa e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, perché in fondo si tratta di comprendere questo. Una lingua etnica per il movimento esperantista, oltre che essere politicamente inadatta e linguisticamente inadatta ad essere tale, non è democraticamente giusta perché obbliga chi non la parla come prima lingua a compiere uno sforzo per venire incontro a chi, nascendo in un determinato territorio, avendo quella stessa lingua appunto come lingua madre, ha il privilegio di essere madrelingua e quindi di poter dedicare il tempo che qualsiasi altro parlante dedica all'apprendimento di quella lingua direttamente alla ricerca. Soprattutto questo è importante oggi in un mondo in cui la ricerca e l'innovazione viaggiano molto più velocemente rispetto agli anni passati. Inoltre, la democrazia linguistica punta a difendere i diritti di tutte quelle lingue che non sono tutelate da alcuna istituzione. La mia collega Rebecca Bardi, prima citando Massimo Palermo, parlava di polverizzazione linguistica nella penisola italiana. Andrea Chiti Batelli invece parla di Chernobyl linguistica a livello planetario. Si tratta appunto di conseguenze che non trovano un'espressione evidente, ma delle quali prima o poi probabilmente pagheremo lo scotto, perché l'inglese si insinua nella nostra lingua, ma l'inglese di per sé non è il problema. Si tratterebbe di trovare delle politiche in grado di disciplinare l'inserimento di lingue straniere nelle lingue nazionali. In Unione Europea di fatto abbiamo 24 lingue ufficiali e proprio a febbraio 2019 fu indetto dal mediatore per l'Unione Europea un sondaggio agli europarlamentari per decidere se la coesistenza di queste lingue rappresentasse un problema o fosse tutto sommato un elemento positivo. Il 64% fu a favore di un multilinguismo limitato, rappresentato da francese, inglese e tedesco. Il 16% fu a favore di un multilinguismo assoluto, andrebbero utilizzate sempre e in ogni occasione tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea. L'altra parte invece fu a favore di un monolinguismo assoluto. Il 4% di questi fu a favore dell'inglese come lingua franca, l'altra parte restante fu a favore dell'esperanto. Un voto fu a favore del latino, bisogna dirlo per onestà. Ecco, tuttora la democrazia linguistica è peraltro una forma non tanto considerata come diritto da rispettare, tant'è che la discriminazione linguistica
cosa che fu peraltro riconosciuta dal Partito Radicale negli anni scorsi, unico partito che inserì la discriminazione linguistica come reato contro l'umanità nel proprio statuto. È una discriminazione subdola perché non avviene in maniera evidente. Di fatto il parlante non realizza l'ingresso di prestiti nella propria lingua. L'esperanto da questo punto di vista è una lingua fin troppo piena di prestiti. Il lessico è internazionale. Il 95% dei termini è in comune tra esperanto e francese, l'84% tra esperanto e latino, il 54% tra esperanto e russo, e così anche col tedesco, con l'inglese. La struttura della lingua è agglutinativa, quindi simile alle lingue asiatiche, e presenta anche delle forme isolanti che la rendono simile a sua volta al cinese e al malgascio. Insomma, come disse Pennacchietti, già professore di interlinguistica ed esperantologia all'Università di Torino, l'esperanto è la meno indoeuropea delle lingue indoeuropee, se si può considerare una lingua pianificata come appartenente a una famiglia linguistica, ovviamente. L'adozione dell'esperanto come lingua internazionale potrebbe prevenire la morte delle altre lingue? Personalmente non sono in grado di dare una risposta, perché la questione è molto complessa. Weinreich dice di no, dice che l'adozione di una lingua pianificata potrebbe salvare le minoranze. Una lingua etnica non potrebbe salvarle perché ha una pressione culturale molto più forte. L'esperanto non ha una cultura etnica. Piace dire agli esperantisti che chi scopre l'esperanto scopre la cultura dell'umanità. Frase opinabile, però. Tra l'altro, l'esperanto ha una propria letteratura, ha un proprio modo di vedere il mondo, e di fatto studi di sociolinguistica, anche in relazione all'ipotesi di Sapir-Whorf, hanno mostrato che la maggior parte degli esperantisti ha una Weltansicht, una visione del mondo cosmopolita, pacifista, contro la violenza. Questo peraltro è un dato da tenere in considerazione. Se oggi è impossibile fermare l'utilizzo di una lingua internazionale come l'inglese, o chissà, magari come il cinese, perché probabilmente dopo l'esito della Brexit le cose, perlomeno in Europa, potrebbero cambiare, sempre se la Gran Bretagna uscirà, adesso non è chiaro. Ad ogni modo è sicuramente degna di essere affrontata la questione sull'utilizzo di una lingua ausiliaria internazionale, perché ignorando il problema semplicemente si compie una scelta, cioè si sceglie una lingua a prescindere dalle altre. Questa lingua attualmente è l'inglese, prima era il francese, in futuro non potremo saperlo. Fatto sta che l'esperanto, ad ogni modo, è, per mia opinione, anche se non dovesse essere adottato come lingua internazionale, ci ricorda ad ogni modo quali sono i rischi e i pericoli dell'utilizzo di una lingua etnica. In un articolo del 1992 di Azzarelli, intitolato «Le lingue nazionali diverranno dialetti di un'unica lingua franca inglese», si riconosceva il valore dell'esperanto, ma si era già riconosciuto a sua volta anche l'impossibilità di arrestare l'avanzamento dell'inglese, sia perché ormai si è insediato in ogni ambito della nostra vita, da quello culturale a quello politico a quello economico, sia perché le lingue nazionali non hanno la stessa potenza dell'inglese. E poi c'è anche una questione economica, basti pensare al fatto che la Gran Bretagna guadagna annualmente 18 miliardi di euro per l'uso privilegiato dell'inglese oggi nell'Unione Europea. Peraltro, un rapporto dell'economista francese François Grain riportava che l'utilizzo dell'esperanto come lingua di lavoro nell'Unione Europea avrebbe comportato un risparmio annuo di 15 miliardi di euro per l'Unione Europea. Insomma, ci sono questioni economiche,
questioni culturali, questioni semplicemente di natura giuridica. È giusto utilizzare una lingua etnica come lingua internazionale? Per alcuni l'inglese è la lingua della cultura, la lingua del futuro, per altri l'inglese è ancora la lingua dell'imperialismo, la lingua del colonialismo, anche se oggi non è più vista dalla maggior parte delle persone in questo modo. Se l'esperanto può diventare la lingua internazionale, ecco, non saprei, non sono in grado di dare una risposta. I rapporti con l'UNESCO sono serrati, peraltro l'UE è diventato anche organizzazione consultiva dell'UNESCO, quindi pressappoco ricopre lo stesso ruolo che ricopre la Croce Rossa a livello internazionale. Però, come diceva già Martinè, secondo me, con lungimiranza, non si può far nulla contro la lingua di chi finanzia, perlomeno attualmente. L'esperanto, quindi, oggi, tra l'altro, ci ricorda quali sono i limiti di una lingua etnica e ci può anche, per certi versi, rendere consapevoli su un eventuale utilizzo di una lingua neutrale in ambito internazionale. Grazie. Grazie Alessio, siamo forse un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma ci tengo comunque a presentare il nostro ospite Paolo Di Paolo. Paolo Di Paolo nasce a Roma nel 1983 ed è uno scrittore. Dopo la laurea in lettere all'Università La Sapienza di Roma, ottiene un dottorato di ricerca in studi di storia letteraria e linguistica italiana all'Università di Roma 3. Nel 2003 esordisce con Nuovi cieli, nuove carte, finalista al premio Italo Calvino per l'inedito. Ha pubblicato numerosissimi libri, tra cui ne cito solo alcuni: Ogni viaggio un romanzo, libri, partenze e arrivi nel 2007, Raccontami la notte in cui sono nato. Ha lavorato anche per il teatro, per il quale ha pubblicato Il respiro leggero dell'Abruzzo nel 2011 o L'innocenza dei postini, messo in scena invece nel 2010. Tra le altre opere ci sono anche Questa lontananza così vicina, Dove siamo stati felici, La passione per i libri. Cito gli ultimi romanzi, alcuni sono per ragazzi come La mucca volante e Giacomo il signor bambino. Ha curato nel 2016 inoltre l'antologia di scritti di Piero Gobetti, Avanti nella lotta, amore mio, scritture 1918-1926, nello stesso anno pubblica anche il romanzo Una storia quasi solo d'amore, a Roma con Nanni Moretti, un diario sui luoghi del regista scritto con Giorgio Biferali, e inoltre anche il saggio Tempo senza scelte, vite che sono la tua, Il bello dei romanzi in 27 storie. E tra le varie testate collabora anche con La Stampa, Il venerdì di Repubblica, L'Espresso. Lascio la parola quindi a Paolo, se vuole aiutarci a... Sì, ovviamente cercherò di essere molto rapido perché vedo che siamo più o meno fuori tempo, ma in poche battute. Chiaramente devo intanto dire che pur avendo fatto studi di... storia linguistica, in particolare diciamo negli anni della Sapienza con Luca Serianni e poi nel corso del dottorato proprio con Maurizio Dardano che veniva citato poco fa, naturalmente non posso diciamo fare una considerazione da linguista, perché sarei nei fatti un italianista che si è occupato essenzialmente di letteratura italiana moderna e contemporanea. Però mi sembrava molto stimolante sia l'invito diciamo così della tua collega e poi tuo ribadito da te di interagire in questa sede con la realtà, come dire, il racconto poi effettivo degli articoli che avete scritto per il Chiasmo. Ne abbiamo in realtà poi apertamente letto solo uno direttamente, ma io li avevo letti in precedenza e poi ho ascoltato le vostre relazioni e farei due osservazioni essenziali. Una da un punto di vista generale, ovviamente di apprezzamento intanto, anche se come dire, forse è superfluo, ma di apprezzamento per la modalità di esposizione che non è scontata, va sicuro per niente, da un punto di vista addirittura della gestione dell'italiano parlato, perché sulla come dire, gestione dell'italiano scritto mi auguravo che fosse ovviamente più che dignitosa. Sulla gestione dell'italiano parlato, che non significa la correttezza dell'italiano parlato, significa la fluidità anche sintattica, diciamo così, del ragionamento, questo mi ha molto impressionato in positivo, tanto più che veniva seguita
una traccia e in realtà poi gli interventi sono stati tenuti a braccio, quindi non leggendo, cosa che spesso anche persone ben più adulte di voi fanno sbagliando, perché uno dei punti essenziali della comunicazione pubblica è quella di fare un discorso, semmai appunto a partire da una traccia, ma c'è questa pessima abitudine anche nel mondo politico istituzionale di leggere gli interventi, cosa che va, secondo me, questo ve lo do come consiglio personale, va limitata assolutamente. Solo quando ci sono stringenti problemi di tempo, allora uno può attenersi al testo scritto direttamente. E quindi sono molto molto stupito, perché vado moltissimo nelle scuole a dialogare con gli studenti e trovare un livello comunque di italiano parlato così fluido, sia a livello di scuola superiore che di università, non è così scontato. L'altro aspetto, da un punto di vista dei contenuti, rispetto anche a quello che diceva Margherita all'inizio introducendo, è evidente che i contenuti non sono oggetto di discussione qui. Perché? Perché è anche molto evidente dalle brevi note bibliografiche che avete inserito che c'è sia un controllo, diciamo così, almeno generale, poi, no, sull'impostazione degli articoli, e poi c'è una competenza specifica molto acclarata, quindi non mi metterei a fare questo tipo di ragionamento. L'input invece che mi sembra più interessante darvi, perché la militanza che faccio, diciamo, sui giornali, nello specifico sulla Repubblica e sull'Espresso, mi porta a occuparmi essenzialmente di temi culturali, però in una chiave ancora più divulgativa, se possibile, di quella da voi adoperata. Questo non significa che una rivista come il Chiasmo debba essere più divulgativa, perché anzi direi che deve essere, rimanere alternativa, per come posso essere io, diciamo, lettore di questo tipo di oggetto, quindi un lettore mediamente attrezzato che si rivolge agli articoli del Chiasmo, o perché li cerca essenzialmente quel tipo di rivista, anche perché, come veniva ricordato proprio nelle battute iniziali, il cappello Treccani le garantisce una certa autorevolezza, un certo credito, o perché magari invece nel flusso di informazioni social, rispetto a quello che sempre diceva all'inizio Margherita nella presentazione, se viene rilanciato un certo tipo di contenuto, io attingo a questo tipo di contenuto, probabilmente mi aspetto una cosa che sia di divulgazione alta, medio-alta, quindi non sicuramente una divulgazione da giornalismo come quello naturalmente rappresentato da settimanali e quotidiani di larga diffusione. Però vorrei fare rapidamente, nei prossimi 5 minuti, alcune osservazioni più puntuali sui singoli articoli che possono spingervi, ovviamente voi siete dei linguisti, quindi questo tipo di ragionamento poteva arrivare anche a autori di testi che il Chiasmo ospita, di tutt'altro argomento. La componente enciclopedica, o se volete strettamente didascalica, in un tipo di articolo come quello che il Chiasmo ospita, può essere sicuramente alta, spessa, diciamo così, questa componente, appunto, che chiamerei didascalica o addirittura enciclopedica, visto che appunto il cappello è quello della Treccani. Dovete, secondo me, stare sempre molto attenti a narrativizzarla il più possibile, il che significa che da un punto di vista proprio della costruzione del pezzo dovete stare attenti, e ne ho colto qualche volta il rischio, pur essendo degli articoli appunto indiscutibili da un punto di vista della trasparenza, intanto, diciamo così, della comprensibilità e anche appunto poi del contenuto nello specifico, attenti a non costruire, uso un lemma, diciamo così, in corsivo, una sorta di zeppa didascalica, una sorta di zona didascalica che spesso viene posta in sede, come dire, iniziale, no? Come se uno dovesse, diciamo così, parametrare i termini della questione dando a chi sta leggendo tutti gli elementi del caso, no? C'è a volte questo rischio, no? Io per esempio ti dico, a te lettore, che cos'è l'interferenza, per esempio. Quel tipo di informazione, che nel caso tuo non era messa all'inizio, quando viene inserita, da che tra l'altro usate spesso, come è normale in una rivista digitale, il link oppure l'apertura e il rimando alla voce magari dell'enciclopedia, potete alleggerirlo molto o soprattutto, direi, non obliterarlo e eclissarlo, ma diluirlo all'interno del testo. Cioè fare in modo che l'informazione in senso stretto o sia appunto un rinvio a qualcos'altro, laddove io non conosca, come dire, tutti i termini, il significato di interferenza, vado io ad approfondire, oppure in un inciso, cioè in una sorta di zona di inciso testuale, la esplico senza però, diciamo così, metterla in una posizione preminente.
perché questo rischia effettivamente di dare ai vostri articoli, appunto talvolta, una componente troppo apertamente enciclopedica, mentre dalla trattazione che ne facevate anche oralmente era interessante la problematizzazione del tema, non soltanto quindi l'aspetto puramente informativo, che viene scavalcato e quindi diventa ancora più interessante quando, come per esempio nel caso dell'ultimo intervento, viene problematizzato, cioè al di là dell'opinione che se ne fa Alessio Giordano del tema, è interessante, diciamo, il fatto che lui enumeri una serie di questioni aperte sul tema e magari naturalmente dia anche una chiave interpretativa, sempre nei limiti, perché per esempio l'uso della prima persona, che mi pare però tra l'altro sia molto limitato, l'ho notato soltanto in alcuni pezzi, ecco, quello deve rimanere abbastanza limitato, cioè ci deve essere uno sguardo secondo me molto personale, ma questo non comporta, diciamo, una predominanza dell'io o dell'opinione, perché credo che poi una tipologia di scrittura così divulgativa all'interno di quel contesto, diciamo, non debba diventare militante, no? Per cui lui potrebbe farci intuire qual è la sua visione, perché ci mette dei dati davanti, però lascia la questione aperta. Faccio rapidissimamente, davvero in 5 minuti, alcuni esempi che possono essere utili. Nel caso dell'articolo, per esempio, di Domenico Cerrato, Che lingua parla un italiano, ovviamente uno dei temi più che avete toccato più volte, cioè quello del rapporto tra identità e lingua, che diventa anche un tema di larghissima discussione contemporanea, rispetto anche solo al fatto di definire che cos'è l'identità, perché c'è in questo momento, direi, un accanirsi proprio, no, sul discorso identitario. Allora, il discorso identitario calato nel discorso linguistico diventa infinitamente più interessante che sul piano culturale. C'è un libro di François Julien che è uscito per Einaudi qualche tempo fa, un filosofo francese, che si intitola in modo abbastanza apodittico "L'identità culturale non esiste", ma l'identità linguistica forse sì, per esempio, no? E quali identità linguistiche, diciamo così, determinano eventualmente una percezione dell'identità culturale. Quindi quello che sembrerebbe, diciamo così, appannaggio di studiosi o studenti, invece si proietta su un piano di orizzonte pubblico di discussione, no? Allora, nel caso del tuo testo, l'incipit era felicemente narrativo aneddotico, cioè partiva da una situazione concreta che io riesco a visualizzare e di lì mi portava dentro un discorso più di studio, e questo secondo me già è una buona strategia. Io naturalmente sto facendo questo tipo di obiezioni, naturalmente non tutto tranne che imperative, perché credo che voi state lavorando non su una rivista accademica, ma appunto, io mi attengo, diciamo, come è stata presentata all'inizio, una rivista che vuole essere largamente divulgativa. Altrimenti tutto ciò, se voi scriveste, diciamo, su studi italiani o su una qualunque rivista accademica, ovviamente, o state lavorando su una tesi di dottorato, di post-dottorato, non interverrei in questi termini. Però, per esempio, l'uso, diciamo così, di un'aneddotica narrativa che è funzionale, cioè esemplificativa, per poi agganciare il lettore e portarlo dentro una dimensione di studio, può essere molto interessante. Rispetto a uno specifico tema che tu hai toccato, cioè il rapporto paritario a livello genealogico tra italiano standard e dialetti, sì, penso che sia, non devo dirlo io naturalmente, avallarlo io, forse mi mancava un accento più forte sul tema dello sviluppo letterario però dell'italiano standard rispetto, diciamo, a uno sviluppo invece più parlato dei dialetti o degli idioletti, nel senso che da un certo punto di vista è una lingua che davvero, questo sembrerà ovvio a noi ma non è ovvio per il lettore, è una lingua che non è parlata per moltissimo tempo, no? E quindi, o almeno non nei termini di quello che oggi chiamiamo italiano standard. Nel caso di Rebecca, è interessantissimo, come richiamava pure un suo collega, il tema della polverizzazione e soprattutto il fatto di aver intitolato questo testo, di aver, diciamo, messo al centro di questo testo il tema del riconoscere il luogo in cui viviamo. Questo voglio sottolinearvelo perché voi dovete sempre tentare di includere un lettore, ripeto, che sarà sicuramente mediamente attrezzato ma non ha dentro a questioni linguistiche, no? Quindi nel momento in cui io mi sento coinvolto dal tema che Rebecca pone, cioè, e riguarda me come parlante prima ancora che come leggente o lettore del suo testo, è interessantissimo che si ponga, diciamo così, una dialettica col lettore, soprattutto con una ricaduta, diciamo così, in funzione di una ricaduta di questo tema sulla sua vita o sulla sua, appunto, diciamo così, consapevolezza esistenziale, se volete. Sempre come se fosse una filigrana dei testi, no? Perché questo avvicina molto. E dunque l'immagine della polverizzazione, così come il riferimento alla Lehman Trilogy, che nel testo non è esplicitata, se non ricordo male, ma invece nella tua trattazione lo è,
Questo per esempio poteva essere molto interessante, perché l'Iman Trilogy, che magari non a tutti è nota, però è un oggetto culturale, diciamo letterario, che in questo momento, se ci pensate, Stefano Massini è un drammaturgo forse in questo momento il più noto a livello internazionale. In questo momento a Broadway Sam Mendes fa la riduzione, l'adattamento e la regia di l'Iman Trilogy, che era stato portato a un grande successo nei teatri italiani da Luca Ronconi e della sua ultima regia, con attori di larghissima popolarità teatrale, no? Allora il fatto che tu usi un oggetto culturale che ti ha dato una suggestione, che è come una specie di boa luminosa, e ti agganci a quella ma la espliciti, questo mi mette in una condizione, se io fossi il lettore, diciamo, medio di un quotidiano, di riconoscere, dice l'Iman Trilogy, ho sentito parlare di questa cosa, e tu mi porti dentro quell'immagine della Torre di Babele, della Babele delle lingue, non nel modo più convenzionale, ma passando dentro un oggetto culturale del presente. Infatti ti è venuto naturale farlo nella trattazione, e magari invece l'hai obliterato nel testo, che è curioso, ma per dirti che secondo me, ecco qua posso fare un'ultima osservazione, nel caso di un testo più accademico l'Iman Trilogy poteva sembrare del tutto fuori fuoco, no? Perché è come un oggetto culturale spurio, se vuoi. Nel caso invece di una scrittura divulgativa, quello diventa invece un magnete, diciamo, un polo d'attrazione. E così la scampata morte dei dialetti, appunto, che prendevo perché ne deducevo, diciamo così, no? Deducevo dal ragionamento questo, vedi come in realtà, se tu lo rendi più trasparente ancora, perché mi pare che sia stata tu a dire a un certo punto, si è creduto, c'è stata, diciamo così, una preoccupazione larga sulla scomparsa dei dialetti, invece la tua argomentazione, la tua dissertazione portava a contraddire questo pregiudizio. E questa è un'altra dinamica che adesso osservo rapidissimamente, e cioè quella di mettere il lettore nella condizione non solo di gestire una serie di interrogativi, di aprirli, ma soprattutto di scalfire i pregiudizi di quel lettore. Quindi anche nella dinamica, lo dico a chi poi presiede, diciamo, all'organizzazione della rivista, nella titolistica, nella titolazione, e nel modo come impaginate i pezzi, questo aspetto è fondamentale, cioè provare sempre a porre delle domande che siano anche vagamente provocatorie rispetto a pregiudizi che sono dati un po' per scontati. Quanta gente si preoccupa, adesso non credo che per strada siano tutti preoccupati della morte dei dialetti, però diciamo che se uno entra appena dentro quel discorso, è abbastanza diffusa l'ansia, no? Che poi è un'ansia, anche se vuoi, che ha delle ricadute sulla difesa del folklore locale e sempre ancora una volta sulla difesa delle identità locali. Quindi il tuo punto d'arrivo, che è diciamo una constatazione della salute delle lingue locali, addirittura ecco, in questa sorta di polverizzazione che può essere disorientante, invece una certa resistenza delle parlate, dei dialetti, degli idioletti, allora renderlo più trasparente potrebbe ancora una volta attrarre l'interesse di un lettore medio, chiamiamolo così. Nel caso di Santi, per esempio, ecco, un limite lo colgo non tanto nel contenuto, che è assolutamente interessante, tanto più per il fatto che partivi da una constatazione anche ironica che non era esplicitata nel pezzo ma che tu hai inserito nel tuo discorso, e cioè che ti è stata negata nei fatti una tesi. Questo poteva, adesso non dico che doveva essere l'incipit del tuo testo, però sicuramente anche questa poteva essere, diciamo, quel margine di personalizzazione che potevi permetterti almeno in questo contesto, no? Quasi facendoti portatore di un'immagine di te proiettata su quella dello studente, dello studioso che vuole proporre una tesi su un certo argomento e se la vede rifiutata in virtù del fatto che non c'è quasi più niente da aggiungere, cosa nei fatti poi non vera, perché basta, diciamo, riattraversare il tema da prospettive diverse o da singoli porzioni di discorso, no? Lì ho visto però nel testo invece, effettivamente, più che nella tua trattazione, i limiti di una dissertazione in ordine diacronico, cioè nell'articolo divulgativo. Anche in questo dovete stare attenti, sennò rischiate di diventare un po' didascalici, cioè stare troppo aderenti alla cronologia, quindi a una linearità diacronica. Questo è successo in quel momento, questo è successo in questo momento, questo è successo in questo momento. Voglio dire che è chiaro che questo chiarifica molto, rende trasparente, però rispetto all'alleggerimento dell'aspetto enciclopedico dovreste tentare di prendere un punto di partenza e non necessariamente poi ripercorrere in modo ordinato l'intera storia, perché questa rischierebbe d'essere più che una trattazione da articolo, diciamo così, da voce d'enciclopedia, no? Quindi era più interessante, per esempio, infatti lo fa in certi momenti del pezzo, l'uso di lemmi che isoli e ci fai vedere che sono dimostrativi, magari, no? Di come dentro quei lemmi si possa cogliere la ricaduta di un discorso diacronico. Cioè quando hai detto nei fatti che, per esempio, nel siciliano esistono tipi lessicali derivati da strati di latinità meno antichi che in altri dialetti meridionali. Questo praticamente manifestarlo, mostrarlo attraverso alcuni lemmi, come fatto più, diciamo, in modo accentuato in una trattazione orale che in quella scritta, potrebbe essere il modo per non darmi l'impressione di leggere
un manuale, appunto, no? E quindi anche quando fate riferimento bibliografico, non quello in coda, ma quello che includete all'interno del vostro testo, fate attenzione a che non sia appunto troppo scolastico universitario. Cioè, è chiaro che varvaro per uno che studia filologia romanza è una specie di nume tutelare, però varvaro va sempre citato, adesso dico varvaro per dire uno su cui ho studiato anch'io chiaramente, no? Va citato in un modo vagamente creativo, cioè altrimenti usalo soltanto come bibliografia in coda, se non è così essenziale richiamarne l'autorità, questo intendo dire. Però diciamo, è ovvio che nel caso tuo c'era naturalmente una densità contenutistica che rendeva molto complicato rendere il tuo pezzo divulgativo, cioè c'era proprio, diciamo, un livello sicuramente di approfondimento rispetto ad altri testi, per cui l'accesso che io posso avere al testo di Rebecca, al testo di Marta, al testo di Alessio, per esempio, è molto più difficile che lo abbia al tuo, se non ho curiosità specificamente linguistiche. Vado molto rapidamente sulle altre cose. Marta, appunto, no? Come parlare un'altra lingua senza saperlo, questo è, diciamo così, nel titolo. È perfetto il modo di gestire un contenuto complesso facendomi sentire coinvolto, perché io non so, da parlante medio, che sto parlando anche un'altra lingua senza saperlo, quindi il tema del contatto ricade, del contatto linguistico ricade direttamente nella mia vita reale. E in questo senso faccio solo questa piccola osservazione: l'uso di realizzare, di cui parlavi alla fine, che nel testo in realtà hai soltanto accennato, questo poteva diventare uno di quegli esempi che poi hanno una funzione anche narrativa, del tipo, rispetto a quella, a quell'interlocutore, l'uso di realizzare, come hai chiesto praticamente alla platea qui, no? Hai detto immagino che usiate realizzare anche nel senso di prendere coscienza, no? E quindi c'è un uso di realizzare completamente spostato rispetto a quello della fattività, del creare con le mani. Ecco, questo punto di partenza, cioè l'esemplificazione che poi narrativizza, che poi ti fa entrare attraverso la narrazione dentro al contenuto, potrebbe essere molto illuminante. E infatti l'incipit del tuo pezzo, secondo me, era perfetto quando ci richiamava una frase di uso comune: un ladro mi ha rubato la scatoletta. E questo, guardate che nei testi non solo di divulgazione linguistica, letteraria, ma anche in quelli di divulgazione scientifica, l'esempio, diciamo così, pensate alla strategia, adesso è un po' corriva rispetto, o se volete addirittura greve rispetto al livello vostro, però la strategia focus, per intenderci, che diciamo che potrebbe essere una barra estremistica per questo tipo di divulgazione rappresentata dal chiasmo, però è quella per cui intanto ti metto davanti un esempio di cosa concreta che tu fai senza avvedertene e ti spiego le ragioni per cui tu lo fai, e soprattutto perché non ti rendi conto che dietro quella frase c'è qualcosa che già manifesta, diciamo, un'interferenza, un contatto, un calco, eccetera, eccetera. Vado rapidamente sul quinto, perché non c'è l'autrice, che è Martina Mastromarino, se non sbaglio, sì. Giusto? E quindi, diciamo, non faccio più che questa unica osservazione. Quando lei comincia il pezzo dicendo secondo l'enciclopedia Treccani, benché mi rendo conto che ci sia una certa deferenza nei confronti della riverenza nei confronti dell'enciclopedia Treccani, però cominciare un pezzo così è un po' scolastico, no? Quindi sarebbe stato preferibile invece evocare immediatamente questi coni, diciamo, lessicali italiano-italiese, no? E metterli subito in campo come, diciamo così, stupendo un po' l'interlocutore del pezzo, che esistono delle definizioni di questa lingua ibrida, che però non è italiano, non è inglese, è una lingua, diciamo, inquinata dagli anglicismi, che così è stata definita da alcuni linguisti, anche un po' per gioco, come potrebbe essere il caso, non so, di Giuseppe Antonelli, che a un certo punto conia l'espressione traduttese per parlare di lingue che sembrano già tradotte da altre lingue. Finisco sul pezzo di Alessio Giordano, perché effettivamente era una questione la sua, che ha anche una ricaduta politica, a differenza magari di altre che lo avevano in modo molto più sfumato, e quindi qui te la potevi giocare, cosa che hai fatto poi effettivamente anche nel pezzo, in modo addirittura più marcato, evidenziando, e questa è l'ultima osservazione, delle interrogative retoriche che anche nella titolazione potevano essere decisive. Cioè, per esempio, io finisco, immagina un lettore medio del tuo pezzo, no? L'esperanto l'ha sentito nominare, ne sa qualcosa, non ne sa tutto, tu non è detto che tu, diciamo, che glielo debba spiegare, e infatti glielo spieghi quando è il momento di spiegarlo, però, diciamo, dando una prospettiva storica concentrata sostanzialmente, no? Più che altro la problematizzi, come dicevo, e questo mi sembra molto intelligente. Però uno potrebbe avere una titolazione del tipo: perché non ci rimettiamo a studiare l'esperanto, oppure l'esperanto è morto, che fine ha fatto l'esperanto, il sogno dell'esperanto è finito. Questo tipo di domanda, se volete semplice, retorica, che però è immediatamente allocutiva, perché mi chiama a l'attenzione su un tema sul quale magari non avevo
nell'ultimo periodo così approfondito e che improvvisamente risveglia una competenza magari superficiale, no? Perché chiunque, secondo me, sia sopra la maggiore età sa più o meno, conosce l'esistenza del sogno, quantomeno di una lingua universale. La prassi di questa lingua universale a che livello è? Quindi tutto quello che tu inserisci nel tuo pezzo ha una ricaduta politica, sia nei termini di quello che dicevi sul finale della tua relazione, e poi anche nella polarizzazione molto interessante tra Globish, diciamo così, ed Esperanto, no? Cioè, è vero che stiamo parlando Globish e quindi non parleremo mai Esperanto, oppure è proprio parlando Globish che arriveremo in fondo a una sorta di esperantizzazione d'un macro idioletto mondiale le cui lingue nazionali saranno, diciamo, appendici, eccetera, eccetera, eccetera? È come, diciamo, girare un contenuto in una dimensione, se volete, più apertamente giornalistica, che però potrebbe effettivamente in questo contesto essere più efficace. E infatti in questo senso, finisco davvero, mi ha colpito, non mi ricordo chi ne stava parlando, forse in due almeno interventi è uscita fuori questa cosa, l'antidemocratica lingua italiana delle, diciamo così, nel momento del risorgimento, cioè una lingua scelta, una lingua che cade dall'alto per via colta, e oggi invece, per paradosso, una lingua italiana che qualcuno di voi ha detto, ho segnato questo virgolettato, una lingua democratica, cioè una lingua che comunque accoglie più che altre, forse stava in qualche testo, adesso non importa questo, ma per dire, vedete come anche a volte estremizzando un po' in modo giornalistico uno potrebbe cavare un titolo che per un lettore da social potrebbe essere incredibilmente interessante se posto in questi termini. Per esempio, l'italiano d'oggi è una lingua democratica, il paese lo è meno, no? Allora, in questo senso, se tu giochi anche su questo tipo di contrasto, non stai perdendo in densità argomentativa e neanche in precisione, perché questo lo garantisce appunto la vostra attrezzatura, ma guadagni in uditorio, cioè in pubblico, il fatto che tu devi sempre immaginare che i tuoi interlocutori appunto non sono tuoi colleghi di studio, ma eventualmente persone che hanno una cultura media appunto alta, insomma, largamente scolare e forse addirittura universitaria, ma provare a, diciamo, a cavare da queste testualità delle chiavi, diciamo così, di lettura anche del presente, che risentono della prospettiva dell'attualità, non nella spinta appunto un po' meccanica dell'attualizzazione, ma anche soltanto come gancio all'esperienza del presente, direi così, no? Per cui, ultimo esempio, se io ponessi come tema a uno degli interventi, di nuovo quello di Alessio prendo per esempio, e dicessi nel 2050 gli italiani saranno bilingui, oppure uno degli interventi che erano stati letti poco prima, io da questa domanda mi sento coinvolto e capisco poi, leggendo il testo, che mi sono inoltrato in una trattazione appunto non di tipo giornalistico ma di tipo saggistico, che però ha appunto quello spirito divulgativo che veniva richiamato nelle premesse. Basta, ho finito le osservazioni. Grazie a voi per l'occasione. Grazie per tutti i consigli, e prendiamo veramente appunti. E, no, insomma, tutti i temi che hai affrontato effettivamente sono molto molto calzanti, e soprattutto tutte le annotazioni, tutte le varie osservazioni sugli articoli sono veramente da scuola, insomma, quindi non possiamo che imparare e migliorarci, soprattutto perché hai evidenziato veramente degli aspetti fondamentali e degli snodi fondamentali per quanto riguarda la nostra rivista, che effettivamente sì, in realtà è una rivista diciamo a vocazione sia divulgativa che enciclopedica, ma in un certo senso sì, effettivamente quello che, a cui aspiriamo è raggiungere no, questa sorta di equilibrio per l'appunto che tenti di non sfociare in uno dei due estremi, quindi riuscire a essere divulgativi, esatto, e catturare utilizzando sempre magari gli stessi argomenti, gli stessi contenuti, però l'attenzione in un modo particolare, e dunque riuscire magari proprio a rendere anche più, anche narrativo, come appunto sottolineavi, a narrativizzare per appunto l'espressione, l'esposizione per appunto di questi contenuti, che è un, diciamo, un'osservazione che ho trovato molto molto
calzante e molto interessante che secondo me dovrebbe, insomma, contraddistinguere la divulgazione un po' tutta, insomma, sia quella, diciamo, enciclopedica del nostro chiasmo, ma anche quella in generale, quella giornalistica, almeno è quella che personalmente ritengo quella più apprezzabile, in generale che io apprezzo, ma credo sia più apprezzata da tutti i lettori. Non so se c'è qualche commento o qualche... Sì. Buonasera, io sono Saverio Ricci e in varie forme ho lavorato in questo posto per molti anni. Mi sono trattenuto innanzitutto a seguirvi, diciamo rapito dalla forma espositiva, perché vi prego di credere, organizziamo tanti convegni, ma molto spesso studiosi, maturi, anziani, esperti, notissimi, non riescono a tenere l'attenzione dell'uditorio come siete riusciti a fare voi, con un discorso, come ha sottolineato Paolo Di Paolo, completamente a braccio, che presupponeva un testo scritto, ma che non entrava in una relazione servile rispetto al testo scritto. Quindi davvero complimenti per questa vostra capacità. Del resto siete studenti universitari di un certo livello, io sono innamorato delle scuole superiori, forse perché ne ho fatta una anch'io, e quindi l'idea della comunità di vita che riprendeva prima Francesco Petronio è davvero molto importante in questo senso. Non trovo tanto confliggente, diciamo, enciclopedia e divulgazione, come un po' mi sembra che l'intervento di Paolo Di Paolo e anche da qualche richiamo suo è venuto fuori, perché in fondo, voglio dire, l'enciclopedia è una forma di divulgazione, una forma di alta divulgazione, una forma di divulgazione molto ben fondata. E neanche, diciamo, l'appello alla narrativizzazione è interessante. Io stesso, quando faccio lavoro storiografico, cerco anche un minimo di narrativizzare, soprattutto quando si tratta di racconti biografici. E non so se vi siete accorti, perché delle volte non è così evidente, ma molto spesso anche delle ottime voci enciclopediche, soprattutto quelle di carattere biografico, hanno questo valore aggiunto della narrativizzazione. Insomma, il grande storico, lo storico bravo, o comunque lo specialista davvero molto bravo di una materia, sempre un minimo di narrativizzazione la fa, anche in una voce enciclopedica. Potrei citare delle voci dell'enciclopedia italiana, della grande enciclopedia, come del biografico degli italiani, in cui davvero l'elemento della narratività c'è, quindi mi sembra opportuno richiamarla. Però ecco, anche cominciare un articolo divulgativo richiamandosi la Treccani non sarei così severo come Di Paolo. Dipende, ecco, da che cosa uno intende raccontare e la finalità del lavoro, il tono generale del lavoro. Quindi anche cominciare, mi permetto di dirlo, citando la Treccani non è affatto, insomma, da escludersi, dipende sempre dal contesto. Sui contenuti, mi ha molto colpito l'intervento, e chiudo, di Alessio Giordano, soprattutto in un passaggio in cui diceva: in fondo parliamo tutti una lingua che non abbiamo scelto di parlare, no? Cioè lei metteva un po' l'accento su questa lacuna di democrazia che c'è nella storia delle lingue, ma la storia delle lingue è storia, appunto, e non è democratica, la storia non è democratica, o delle volte è democratica, i processi storici sono talmente complicati, per cui, insomma, un referendum in cui si dica vogliamo parlare questa lingua piuttosto che quest'altra è un'occorrenza rara nella storia generale. E poi in fondo, al momento dell'unità nazionale, l'Italia scriveva e parlava e si riconosceva in una lingua, la lingua italiana, che esisteva. Ovviamente c'erano le varianti regionali, siete voi a doverlo insegnare a me. Un giornale che nel 48 si stampasse a Napoli comunicava in un italiano abbastanza diverso da un giornale che si stampasse a Milano o a Torino, però l'unità linguistica, se la mia visione del Risorgimento è sempre valida, però mi domando se ancora lo sia, l'unità linguistica presupponeva in qualche misura l'unità politica che poi è stata realizzata, e quindi gli italiani, o almeno l'élite che hanno fatto il Risorgimento, volevano parlare l'italiano e hanno fatto il Risorgimento anche perché all'unità linguistica tenesse dietro l'unità politica, l'unità istituzionale. Grazie, molti complimenti.
Invece io, vabbè, anzitutto salutandovi e ringraziando, io ci ho tenuto molto che il chiasmo facesse parte del nostro portale. Non è una cosa che possiamo fare oggi, però forse una riflessione, invitando Paolo Di Paolo su quello che lui ha detto, la farei. Io ho ascoltato l'intervento di Alessio e mi complimento, soprattutto per quelli che ritengo i passaggi geopolitici e di geoeconomia, nel senso che mi ha colpito che non c'è mai stata una manifestazione che ha avuto un numero così alto portato presso un'istituzione e questa cosa sia stata ignorata. Questo già sarebbe un tema che varrebbe la pena una sua ricerca, no? Che ci spiegasse come mai succede questo. Lo leggo molto ad alcuni temi come appunto tutti i guai che la globalizzazione adesso stiamo scoprendo ha fatto. Dico adesso perché nel mio schema, negli ultimi 40 anni, intellettuali di destra e di sinistra hanno detto esattamente le stesse parole, cioè non ce n'è uno che non ha seguito questa corrente. Sfido uno a dirmi, oh, guarda, tranne Pasolini, che guarda caso uno dei pochi che salverei, non è successo questo. Quindi a Paolo Di Paolo gli dico la seguente cosa. Qualche giorno fa su un giornale nazionale si è riportata una questione di cui abbiamo letto per giorni, non farò ovviamente nomi per delicatezza, cioè di un politico che può essere stato coinvolto in un probabile tentativo di corruzione. Lo dico perché, come oggi si fa giornalismo, no? Non a caso, la storia narrativa qualche anno fa ci insegnavano, fate attenzione che non diventi marketing narrativo. Allora, sullo stesso giornale ci sono state due versioni di quell'avvenimento. C'è una versione che ci spingeva giustamente a denunciare tutti i meccanismi di corruzione ormai in atto nella politica. E un altro articolo, che avrebbe potuto iniziare citando l'enciclopedia giuridica Treccani, in cui si spiegava che era tutto giusto, ma che noi dobbiamo fare molta attenzione, Paolo, che se un atto non è depositato, la legge vieta di pubblicarlo. Allora, io magari quella sera ero a cena con tutti e due quei giornalisti. Il primo passerebbe nell'opinione pubblica italiana e in tutti i giornali come un giornalista noioso, treccaniano, enciclopedico, d'accordo? Secondo me è uno dei più bravi in Italia, premetto, che fa cronaca giudiziaria, il quale ha cercato di spiegare, può essere tutto vero, ma fate attenzione, perché lo stesso processo che si continuerà a svolgere a Palermo tra qualche giorno per il coinvolgimento dello Stato nei confronti della mafia, quello è tutto depositato. E quindi se fosse così, un buon pezzo di classe dirigente del centro-sinistra, noi dovremmo sbatterlo in prima pagina. È tutta una metafora, eh? L'altro giornalista diceva, ma io l'ho dovuto scrivere anche se è vero che non è depositato, perché altrimenti domani usciva su Repubblica e quindi mi bruciavano l'audience. Quindi la domanda che faccio a Paolo Di Paolo, ma sarebbe un meraviglioso seminario, no? Stiamo attenti, perché io preferisco, come dire, quello che mi ha insegnato una sana enciclopedia, cioè che bisogna studiare le fonti e poi le pubblichiamo. Altrimenti c'è il rischio che oggi va male a lui, ma domani potrebbe andare male a me. E questo è un primo tema. Secondo tema, ma siamo sicuri che i giornali non stiano vendendo di meno proprio per questo modo di fare giornalismo? Cioè che inseguiamo esclusivamente la capacità di buttare con un titolo molto forte una notizia e nessuno controlla la fonte? Terzo tema, quanti seminari inviteremo Paolo qui dentro? È l'unica enciclopedia rimasta nel mondo, è simile al tuo Esperanto. Come mai? No? Come mai tutta la cultura del mondo abbraccia Wikipedia? Un paese serio, in tutti i giornali seri, ne farebbe un grandissimo dossier di studio, perché o siamo i più bravi del mondo, oppure è curioso quello che è successo. La Francia. Io faccio sempre l'esempio di Britannica, perché è affascinante.
è il più grande colosso del mondo. Churchill dice che dorme nelle sedi di Britannica e non nelle sedi della diplomazia, perché l'impero, cancellata. Brockhaus, Germania, cancellato. Universalis in Francia, cancellato. Espasa, lingua spagnola, cancellato. Rimane questo presidio. Non credo che l'abbiamo, perché siamo bravi, un po' di fortuna, ma mi interessa perché siano state cancellate e perché nessuno ha detto nulla e perché tutto è Wikipedia e perché oggi scopriamo che l'enciclopedia libera, fatta di consenso, di finanziamento dal basso, dietro c'è un signore che si chiama Google. Pensate che cos'è la globalizzazione e pensate che nessun intellettuale scrive. Questi temi, secondo me, sarebbero temi da chiasmo, perché sono convinto che... Fermo restando che Paolo ha ragione, ahimè, se non lo pubblica il Corriere, lo pubblicherà domani mattina Repubblica e siete fregati. Quindi ha ragione, forse un sesto seminario sarebbe come cambiata la scrittura, la lettura, come cambiano i lettori, come cambia il tempo. Molte di queste sono lezioni americane di Calvino. Però di tutto questo, secondo me, perché siete bravi, insomma, e poi tengo a quello che fate veramente, insomma, promuoveteli come seminari di approfondimento, di studio, perché secondo me vale davvero la pena farlo. Grazie. Solo rapidamente per dire che è ovvio che era in qualche modo una provocazione nel dire non partita dalla Treccani, ma nello specifico era semplicemente anche a livello di ordine delle informazioni. Se io comincio un pezzo secondo l'enciclopedia Treccani in un contesto, diciamo così, di lettura appunto media, rischia d'essere, almeno di suonare, un po' troppo didascalico. Questo però non significa che poi invece italiano e italiese non possano essere, diciamo così, integrati nel momento in cui vengono, non so, messi in gioco proprio dalla definizione che ne dà l'enciclopedia Treccani, e anzi direi, questo sono d'accordissimo con Massimo Brai, che lo specifico del chiasmo, proprio perché sta in questo contesto di grande autorevolezza della Treccani, deve essere proprio quello di rimandare ogni informazione a una chiave bibliografica molto precisa, di rinviare appunto a un'intertestualità che è sempre, diciamo, controprovata, controverificata e che spesso magari attinge proprio alla grande tradizione di racconto, e torno anche all'altro intervento dell'enciclopedia Treccani. Cioè io è ovvio che intendo che questo non possa essere, e qua lo dico pur scrivendo sui giornali, diciamo quelli in crisi, cioè tipo Repubblica, dico che anzi per essere alternativi al modello Repubblica, con tutti i limiti e i pregi, ecco, il chiasmo non deve fare quello che fa Repubblica o quello che fa il Corriere, ma non perché lo facciano male o bene, ma perché se io leggo un articolo di Marta Zinutti o di Rebecca Bardi mi devo fidare, proprio perché il chiasmo è avallato da un'istituzione come la Treccani, quindi in qualche modo ci deve essere come una filigrana di attendibilità di ogni informazione. Siamo in un campo spesso appunto specialistico, accademico, quindi è più difficile che uno non faccia, che contravvenga, diciamo, a questo, no? Dico che nella gestione complessiva appunto della narrazione bisogna un po' anche a volte, sì, forzandosi, d'essere più comunicativi, cioè più divulgativi. Poi la Treccani, per finire davvero, cioè una delle cose che ammiro, io non so rispondere, mi sembra invece una domanda molto interessante quella che hai posto e che andrebbe discussa davvero su un piano di forum dell'Espresso, cioè perché non lo facciamo una cosa del genere, perché ecco, adesso me la prendo questo interrogativo e magari cercherò di proporlo, perché è davvero abbastanza interessante, direi, se non addirittura spiazzante, questo interrogativo che ha posto Massimo Brai. Dico in generale che Treccani però sta facendo pure un altro sforzo, cioè se questo è un suo vantaggio, quello di essere rimasto un'istituzione enciclopedica quasi unica nel mondo, letteralmente, sia per storia che per permanenza, diciamo così, nel presente, è interessante pure lo sforzo che sta facendo di essere alternativa appunto a altre forme d'enciclopedismo diffuso, di cui non è che magari pensa che sia tutto inutile, però è chiaro che c'è un altro. Allora, per esempio, il lavoro che magari voi conoscete, perché in parte siete anche liminari, no, a quello che fa Treccani, io trovo molto affascinante lo sforzo che si sta facendo di pescare antiche voci dell'enciclopedia Treccani e riproporle alla lettura contemporanea, magari accompagnate da tessere, diciamo così, che affianchino una voce scritta da Rita Levi Montalcini, lo sguardo di uno studioso contemporaneo. Quindi questo mi sembra un lavoro straordinario, a maggior ragione però viene fatto proprio nella, come dire, finisco, volontà
di interagire con un pubblico che forse suppone, magari anche un po' pregiudizialmente o semplicemente per abitudine, che non ha bisogno dell'enciclopedia, quando invece il suo bisogno dell'enciclopedia è addirittura più radicale di quello che lui stesso può supporre, credendosi più attrezzato di quello che poi è il difetto, diciamo così, oggi del cittadino medio, no? Questo di una piccola o grande presunzione di sapienza che gli viene semplicemente dalla disponibilità degli oggetti. Poi nei fatti invece io come voi, come chiunque, ho un disperato bisogno di ingoiarmela l'enciclopedia Treccani, diciamo così, di digerirla, di metabolizzarla, e a maggior ragione fare lo sforzo di dare sempre la sensazione che uno non voglia non insegnare, diciamo così, però non voglia mettersi in cattedra, ma non perché io creda, diciamo così, nell'abbattimento delle barriere e delle gerarchie, ma perché è ancora più efficace la mia competenza che si misura sul campo e non per partito preso. Cioè io ti riesco a dimostrare che quello che dice Rebecca Bardi, Marta Zinutti è straordinario, ma mi gioco la partita in quelle 5.000 battute, non, diciamo così, preventivamente, come se fosse già indotta l'autorevolezza, perché questa è, se vuoi, Massimo, una specie di trappola felice, no? Cioè, come dire, io casco dentro al suo articolo e dico, porca miseria, quante cose non sapevo, e come me le ha spiegate bene, alzo le mani. Bene, siamo passati da praticamente un discorso sulle lingue a parlare di giornalismo, enciclopedia, sapere. Insomma, grazie a tutti per lo splendido dibattito. E se non c'è nessun altro che vuole intervenire o aggiungere altro, allora ringrazio di nuovo tutti i presenti, Paolo Di Paolo, il direttore Brai, tutti gli autori del Chiasmo, i redattori e il pubblico, e vi auguro buona serata.